so, però non vedo molto. Vai, cominciamo allora. Sbevo tondo. Questa serata qua, avete visto, si parlerà della Raspberry, ma del modello nuovo, la versione 2 che dopo anche vedremo all'opera con qualche distribuzione. Serate prima ne abbiamo già fatte, generiche sulle Raspberry, anche qualche applicativo. Però questa qua risulta anche interessante, giusto per capire cosa c'è di nuovo, che potenzialità in più offre questa nuova versione, anche fare un confronto con le precedenti per vedere se in effetti ha senso cambiare, oppure per determinate applicazioni vale la pena tenere quello che serve prima, che non è mica detto perché viene fuori qualcosa di nuovo necessariamente verso quello che va bene e bisogna per forza buttare via il vecchio. Vediamo intanto quelle che sono le caratteristiche, eccetera. Vedremo, cioè, sarà una chiacchierata più che un approfondimento, perché anche, cioè, se si va in internet e si digita Raspberry 2 come chiave di ricerca, si trova l'inverosimile di cose. Anche nel sito raspberry.org è ampiamente documentato. Cercheremo di vedere quelle che sono le caratteristiche principali e quello che serve per cominciare a lavorarci e poter sfruttare le potenzialità di questo oggettino qua, che per il costo che ha, questa qua costa, cioè, praticamente 35 euro, si possono fare cose veramente interessanti. Cominciamo intanto da quella che è l'evoluzione di questa scheda. Il modello A non l'abbiamo neanche messo, proprio perché, insomma, è il primo che è venuto fuori. Non credo che neanche lo si trovi più in circolazione. Se si trova, costa addirittura di più di quelli più evoluti e più attrezzati successivi, tipo il B o il B+. Infatti abbiamo messo l'evoluzione dalla B alla B+ e alla PI2. E qua si vede subito qualcosa, cioè sembrerebbe subito, vedendo praticamente le schede, che la B+ è una prova sul campo di come potrebbe essere la 2 dopo. Infatti il layout è stato ridefinito ed è uguale alla 2. I connettori sono esattamente gli stessi, cambio di chip, però diciamo una prova generale per quello che potrebbe essere stata poi la P2, praticamente il modello PI2, che abbiamo battezzato così. Abbiamo di capire subito quali sono le differenze che contraddistinguono i modelli dal B+ alla PI2 rispetto alla B, che è la più diffusa, cioè ce n'è qualche milione di pezzi che gira ancora. Adesso vediamo far capire bene la cosa. Ci concentriamo prima su quelle che sono le differenze hardware e poi andremo un attimo più in dettaglio su quelli che sono gli aspetti software e di programmazione. Adesso, per aiutare, diciamo, l'interazione, vediamo se riusciamo. Ok. Intanto, differenze principali che si vedono su questi oggetti qua dal punto di vista hardware sono proprio, anche subito salta agli occhi, i connettori. Intanto si vede subito che alcuni hanno cambiato proprio direzione, quello che era a destra, a sinistra e viceversa. E soprattutto è sparito questo connettore qui, quello che fa il segnale RCA video composto praticamente. Cioè non è che sia sparito il segnale, hanno tolto il connettore e lo hanno già nel modello B+ integrato in quello che fa anche segnale audio praticamente. Questo significa che, essendo i segnali analogici sia video che audio, hanno utilizzato lo stesso connettore e con tecniche di filtraggio si discrimina qual è un segnale e qual è l'altro. Quindi anche per ottimizzare spazio. Altra cosa che perdi in questo caso, potete pure utilizzare uno o l'altro? Si può utilizzare. No, ci sono dei sdoppiatori, visti, mai usati, però ci sono, in maniera tale che si possa usare sia video che audio. Sono tipo quelli che vanno messi nelle prese scarpe più o meno come oggetti. Altra cosa che appare subito evidente è l'aggiunta praticamente di altri due porti USB, cosa fondamentale, cioè era una carenza grossa, diciamo, precedentemente, che è stata colmata già dalla B+. Perché è importante questo? Per via delle periferiche che si utilizzano questo oggetto, non avendo una flash memory interna, eccetera, cioè tutto viene tramite plugin esterno. Quindi con due USB ci attacca un dongle di rete
e un'interfaccia wireless per la tastiera, basta, ho finito tutto praticamente, non ho più... Non puoi tipo sdoppiarla, non so. Si possono mettere degli hub, si possono mettere degli hub autoalimentati, però cioè, devo avere un altro alimentatore per l'hub perché la Raspberry Model B non ce la fa, quindi vuol dire complicare l'oggetto. Questo qua è stato fatto per essere piccolo, compatto, se poi devo metterci tutto un arzigogolo di roba attorno, perdo il vantaggio di avere l'oggetto estremamente compatto. E quindi l'aggiunta di due connettori USB sicuramente è stata una grande cosa. È sparito un connettore, questo che si vede qua, praticamente, un connettore praticamente a passo 254 JTAG utilizzato per il test e programmazione della scheda. In effetti, per chi non fa un uso estremamente spinto dell'oggetto, cioè, è abbastanza, cioè, l'uso standard è irrilevante che ci sia o non ci sia, francamente. E anche qui hanno recuperato spazio. Hanno cambiato un attimo posizione, cioè il connettore dell'LCD, da questo punto qua hanno spostato prima, insomma niente di rilevante. Altra cosa estremamente importante che si vede è il connettore del GPIO, che è passato, questo connettore qua, che è passato da un 26 vie che era questo a un 40 vie di questi due connettori del modello B+ e PI2. Cosa importante, è stata mantenuta la retrocompatibilità del pinout con i connettori precedenti, come vedremo. Cioè, nel senso, se ho acquistato un plugin tipo la Gartboard o cosa simile per la versione Model B, lo posso utilizzare tranquillamente anche nella B+ o PI2, perché i primi 2x13 pin, cioè 26 pin, mantengono esattamente lo stesso layout e lo stesso significato. Ho degli altri IO supplementari. La logica di funzionamento dei connettori, dei segnali è esattamente la stessa. Ho uscita, per bene sottolinearlo, a 3,3 volt, per cui sì, devo prestare bene attenzione, come abbiamo visto in serate precedenti, a quello che attacco fuori, perché c'è. Mi interfaccio con Arduino, sì, però attenzione che uno va a 5 volte e l'altro va a 3-3 volte, quindi devo adattare il segnale con dei partitori o con dei traslatori di livello. I pin sono direttamente connessi alle porte del micro, quindi cioè, basta poco per danneggiare in maniera irreversibile il micro. Cioè, le problematiche di utilizzo del modello B+, PI2 non sono cambiate rispetto a quelle dei modelli precedenti alla fin fine. La cosa importante, se si butta un attimo all'occhio, è lo stadio di alimentazione. Nel modello B, lo si vede qua, praticamente uso un alimentatore di tipo lineare, tipo cioè, 7805, LM317, cose di quel tipo lì. Cioè, quindi non certo la massima efficienza. Già nel modello B+, eccolo qua, lo stadio di alimentazione, si è usato un alimentatore di tipo switching. Questo vuol dire che dà un vantaggio non da poco per quanto riguarda l'efficienza dei consumi. Infatti, paradossalmente, il modello B+, avendo più periferiche, eccetera, eccetera, più oggetti da gestire, consuma meno del B. Questo anche dovuto alle tecniche di alimentazione che si è usata, cioè quindi una modulazione switching piuttosto che un sistema, diciamo, lineare, dove la potenza dipende proprio da tensione per corrente, e qua c'è in mezzo anche la frequenza, per cui ci si può giocare un attimo di ottimizzazione della potenza assorbita. HDMI è sempre la stessa interfaccia, non è cambiato niente, quindi possiamo dire che come evoluzione della specie, come avevo definito questa slide qua, c'è stata l'introduzione del modello B+, proprio per vedere il gradimento anche a livello di mercato di utenti di questa configurazione qui, come connettori periferiche, per poi potenziare successivamente l'oggetto nel modello PI2. Infatti il B+ e il B, dal punto di vista delle prestazioni proprio fisiche, è esattamente la stessa cosa, stesso processore, stessa periferica per quanto riguarda la rete, stessa quantità di RAM. Ecco, diciamo che il B+ naviga a 512 mega condivisa con la scheda grafica. Il B c'era la versione, c'era la revisione 1 a 256 mega e la versione 2 a 512. Anche qui sempre in sharing con la GPU praticamente. Non è cambiato questa logica neanche nella PI2, come vedremo. Torniamo un attimo
probabilmente è un problema più di generalizzazione, mentre che una RAM dedicata esclusivamente per la GPU. Sì, che ha preso le soluzioni. Parla proprio un chip a parte. Diciamo che avendo preso la soluzione praticamente tutto su un chip praticamente è un po' una scelta obbligata quella di in un certo senso, e poi anche più economica, che avere una RAM sola è praticamente il firmware che decide come gestirla. Ecco, suggerimento che mi viene da dare subito qua: se devo utilizzare la scheda come un PC standard, assegniamo 64 MB di RAM essenziali alla grafica senza spingersi di più. Se invece voglio utilizzare per lavorazione video, devo assumere 128, 256, però chiaramente vado a penalizzare quelle che sono le altre prestazioni. E poi faremo anche qualche esempio pratico, se ne resta il tempo. Allora, vediamo un attimo adesso nel dettaglio le caratteristiche praticamente. Questo qua, nella tabella qua, ecco, poi le slide le mettiamo nel sito, quindi uno se le può anche scaricare per vedere questi dettagli qua, anche se, ripeto, uno si trova di tutto nel web. Il processore nella BBPU è lo stesso ed è cambiato radicalmente nella PI2, cioè si passa da un processore a 700 MHz single core a un processore 900 MHz quad core, cioè il salto è notevole. Vi posso assicurare che provando le distribuzioni la differenza la si vede notevole, diciamo, veramente consistente. Cioè eccezionale, che dal punto di vista uno può usare, tipo esperimento classico, usare GIMP o LibreOffice, si lavora, cioè diventa effettivamente usabile, cosa che lo era un po' meno per questo tipo di attività qua nella B e di più. Qui si può usare tranquillamente. Cioè alla fine tipo un telefonino più o meno? Esatto, tu prendi un telefonino, un tablet, e questa è, cioè il Cortex A7 è quella lì, cioè a tutti gli effetti. Perché uno dei motivi per cui costa poco è perché questi componenti qua ne sono stati fatti centinaia di milioni, per cui cioè, il prezzo sul mercato è decisamente basso. Cioè, non è niente di esotico in realtà, è abbastanza... Cioè, la furberia è stata proprio questa, è inutile stare a inventarsi l'acqua calda quando nel mondo ci sono produttori che fanno milioni di pezzi di questa roba. Qual è questo il contro? Qual è? Quando quel produttore decide basta, la 7 non va più, sparisce e non si trova più niente, tranne qualche refuso di mercato che si trova in giro, però l'oggetto diventa obsoleto anche in breve tempo. Come quindi... il Z80 a suo tempo, altro che vedere dappertutto, mi allarmi che se si parte, esatto. E costava... Esatto, i prezzi vanno giù. E che poi diventa, quando c'è i grossi player della telefonia non lo usano più, diventa difficilmente producibile questo oggetto qua, perché nessuno più lo produce. Comunque c'è... Adesso, il mondo ha preso questa direzione su questi oggetti ed è buona, anche perché permette con pochi euro di poterci lavorare, sperimentare, fare. Tra l'altro ho visto una cosa, questi giorni qua che in azienda stiamo cambiando sistema gestionale, abbiamo stiamo installando un server IBM PowerJ grosso, 8 core, cioè una bestia di oggetto, e l'accesso esterno viene fatto tramite VPN. La VPN usa un box per conto suo per collegarsi. Cosa ha dentro? Una Raspberry. Cioè, quando ho visto la roba lì ho detto perfetto, adesso so, vediamo quanto me lo fate pagare. Cioè, tanto per dire, l'oggetto qua, ok, giocattolino, ma inizia a avere anche usi professionali di un certo rilievo, quindi è certificato da IBM anche questo oggetto qua, quindi fa anche ben sperare come impiego. Insomma, la GPU memoria, abbiamo visto prima, la GPU è la stessa praticamente, la memoria 1 giga inizia a fare la differenza. Cioè, le porte USB da 2 siamo passati a 4, ecco, l'uscita video, prima c'era il connettore RCA HDMI dedicato, adesso c'è l'HDMI praticamente dedicato della BBPU, l'RCA è stato tolto e inglobato, diciamo, nel jack da 3,5 mm. L'HDMI è quello normale o quello mini? Tipo? Normale, standard. Sì, anche lì se mi sono messo i mini avrebbero guadagnato un po' di spazio. Prima diventava forse proprio più... Sì, poi ci vuole l'adattatore. Si spannava una parte... Esatto, c'è l'adattatore. L'utente spendeva le più... Esatto, paradossalmente uno rischia di spendere magari anche 40 euro di un cavo HDMI di buon livello, costa più della scheda. Mi si arriva a cose anche un po'... Andiamo a fare il pro e il contro. Un po' assurde, praticamente. Altra bella cosa che hanno cambiato, finalmente, è l'alloggiamento della scheda SD.
che nella versione precedente era abbastanza pietoso, cioè bastava anche prendere in mano la scheda, toccarlo un attimo, si sfilava la scheda. Adesso ha messo una micro SD col suo bel innesto a clip e l'innesto è sicuro, quindi anche qua ne guadagna praticamente. Ecco, vediamo la cosa interessante che si diceva prima, qui ci sono dati di targa del costruttore, nel modello B, quindi anche nel modello più A era una cosa simile, alimentazione 5V, 1200 mAh, 1A2, modello B+, quindi anche più prestazioni potenziate con periferiche, praticamente consigliata la stessa alimentazione ma a consumi più bassi. Nel modello PA2 è consigliata un'alimentazione 5V 2A. Perché questo? Perché uno c'è, cioè, processore 900 MHz, quad core, mangia di più, c'è poco da dire. Uno si fa il conto che la potenza è proporzionale sì che sono corrente ma anche alla frequenza, per cui cioè, prende lì, per cui consuma di più. In più, anche avendo più periferiche che posso alimentare, è anche richiesta più corrente, cioè si fa presto 300-400 mAh, anche banalissima dongle Bluetooth. 300-400 mAh, un dongle Wi-Fi, la tastiera, cioè arrivare a 1A in più si fa presto. Io stesso a mie spese ho visto, quando avevo un alimentatore con del telefonino a casa, nella Raspberry, nel Model B, che era 850 mAh, andava tutto quanto, sembrava andasse tutto quanto, e Wi-Fi, cioè il Wi-Fi non andava, perdeva comunicazione, eccetera, non capivo perché, eccetera, che il dato alimentatore andava. Cioè proprio, quindi già vuol dire che con un ampere e un solo dongle già si faceva fatica. Da limitatore tipo l'USB? Tipo mini USB, cioè, sì. Cioè questo qua è il limitatore del telefono e va via tranquillo. Questo qua è da... È tirato questo? Sì, questo qua è da 1,5 A, piccolino. Cioè, se si usa questa qua a piena potenza, cioè 2A, cioè neanche pensarci. Ecco, i consumi, come si vede, cioè la B a praticamente 3,5 watt a 700 mAh, la B+, a parità di condizioni, quindi stesso hardware eccetera, 500 mAh, praticamente quindi non è poco. E la P2 praticamente, che più prestazioni eccetera, 800 mAh, 4 watt, quindi mezzo watt in più con processore quad core rispetto alla Model B. E questo qua ha giocato molto la strutturazione dell'alimentazione, cioè l'alimentazione lineare a switching, che ha fatto il suo bel effetto. Ho visto che vendono anche i kit i dissipatori in alluminio, ho visto, sì. Cos'altro? Servono o no? Diciamo, io non li ho mai usati, servono solo fare l'overclocking, praticamente. Okay. Sconsiglio vivamente l'overclock nella PA2. Inizia a sfaldare, si riduce il tempo di vita, calano anche le prestazioni perché la sua temperatura. C'è una frequenza garantita dalla casa. Sì. La 1 mi sembrava fino a 1000 come frequenza, poi loro garantiscono che fino a 1000 non ha problemi. Dopo, cioè, in ogni caso, è come regola generale, quando io qualcosa le prestazioni nominali, lo tiro oltre le prestazioni nominali, sì, mi funziona, ma riduco il tempo di vita, cioè quello che è. La fidabilità si riduce, cioè c'è poco da fare. Per cui, cioè, anche perché insomma con un quad core 900 MHz tirarlo ancora di più, se li tirare ancora di più mi prendo un altro oggetto, mi viene da dire, cioè, non sta a usare questo. Ecco, la rete praticamente è sempre la stessa, invariata, cioè 1100 RJ45. E sull'hardware, diciamo, questa è la panoramica. Ecco, alcune osservazioni che sembrano banali, cioè l'oggetto, cioè, si vede, è anche abbastanza complesso. Adesso io qua sbaglio con quello che faccio, perché lo maneggio con un po' troppa disinvoltura. Cioè questo qua andrebbe messo su, montato su una sua basetta bella isolata, non andrebbero mai toccati direttamente i pin, toccati i PCB qua, perché con vista statica, cioè rischio di rompere tutto, è ben male protetto da qualche parte, ci lo si tocca e lo si usa, ma già come sto facendo io sbaglio, dovrei avere, per fare questa roba qua, braccialetto antistatico messo a terra e poi potrei maneggiarlo. Qui bisogna un attimo, cioè, prestare attenzione, cioè lui va, però avere un po' di, posso dire, di accortezza, delicatezza a questi oggetti qua, che cioè, non sono indistruttibili a tutti gli effetti. Comunque è stato fatto tanto negli anni rispetto a una volta, sì, come protezione, una volta bisognava solo guardarli. Esatto.
e adesso invece diciamo puoi permettere il lusso di usarli anche di maltrattarli, anche. Maltrattarli ecco, perché... per fortuna sì, sì. Per fortuna. Ci sono due parole sui sistemi operativi, anche qua c'è stata una bella novità, cioè da avere un sistema che, come si dice, pompa, vi voglio anche di caricare qualcosa che dia più soddisfazione rispetto ai soliti sistemi. Beh, Raspbian praticamente è trasversale, va su modelli vecchi, su modelli nuovi, è specificatamente sviluppato per processori della famiglia ARM, per cui è quello migliore come sistema operativo, proprio particolarizzato per questo oggetto qua. Però si è aperto anche un qualcosa di più da utilizzare, e li ho citati qui, diciamo c'è Ubuntu Mate, che è praticamente una derivata di Ubuntu fatto dalla Raspberry Community, quindi un Ubuntu compilato e ottimizzato per processori ARM, una bella interfaccia grafica, infatti l'ho già caricata qua e poi anche la vedremo. Non ufficialmente supportata. Cioè non è canonical, diciamo... No, dalla Raspberry. Cioè la comunità. Come da Raspberry Foundation. Esatto. Cioè, diciamo che la Raspberry... Sulla Raspbian. O tutta Raspbian praticamente. Però per sta qua, momento. Per il momento... Fino a che ho letto l'articolo proprio oggi, che Ubuntu non dimostrerà di avere le stesse affidabilità della Raspbian, Esatto. Tratteranno la... E qua ci sarà un bel problema, penso, perché Canonical fa sì, chi vuol farlo se lo fa, c'è qualche community lo fa, però Canonical non lo supporta, al momento ha questa presa di posizione. Comunità Raspberry, cioè raspberry.org per dire, lo stesso, gli accetta, gli mette nei suoi repository, bene, però sono comunità a parte che lo sviluppano, adesso c'è da capire quale sarà il design dominante di questi sistemi. Sì, ne ho provati... questi qua li ho provati tutti quanti, diciamo. Quello che mi è piaciuto di più, allora, Raspbian è quello che va meglio, il più veloce, ottimizzato, e lì non ci piove. Degli altri, quello che a me è piaciuto, però ognuno può avere la sua esperienza applicativa, a me è Ubuntu Mate, che chi ha utilizzato usare Mint o altri, sì, cioè si trova un ambiente bello, cioè bello proprio, in più può anche utilizzare gli applicativi già definiti dentro, tipo, cioè uno naviga con Firefox, e non con una, come si chiama? Io capisco. Quello leggero. Quello da Debian. Sì, mi scappa Midori, che insomma sì, a me non piace, però si trova Firefox, si trova Thunderbird, si trova il LibreOffice dentro, cioè uno passa da un PC questo e l'altro in maniera indolore, anzi sono convinto che su una scatola nera e i fili che viene fuori, quindi neanche si accorge che sta lavorando su un oggetto piuttosto che un altro. Per cui Mate è quello che preferisco. Dopo è stata fatta, ecco, mi sono dimenticato di scriverlo qui, praticamente l'Ubuntu Mate è una 15.04, quindi anche come kernel ben aggiornato, il 3.18, e già usa, diciamo, la gestione di processi System D, bene o male, per una Raspberry, cioè, non lo so. Il sistema si carica della micro SD, sì. Perché in teoria se uno è a 2.3, così esatto. Oggi provo questa. Esatto, infatti i giochisti sono questi, avere i caricatori di schedine e provare, dopo che uno trova quello che gli piace di più. Non c'è possibilità come gli altri di caricare all'avvio il sistema o no? No, non ha flash, lui deve partire da zero. Sì, non è come gli altri che hai il group e poi il grado cose che poi quando uno prende il ci sono delle chiavette che si chiamano NUX, cioè serve New Out of the Box, decide cosa installare, in effetti lì c'è una specie di group praticamente, dice guarda io dentro qua ho questi sistemi operativi, ti dice non quale vuoi far partire, quale vuoi installare, e quello è dopo. Cioè praticamente nel processo lui ti scegli il sistema operativo, lui te lo scarica e te lo installa. Poi dopo resta quello, non è che la prossima volta rifaccia la stessa domanda. Ecco, una cosa, se uno vuole giocare a una SD card che ha una certa capacità, può mettere una chiavetta USB esterna e potrebbe giocare e farsi male qui LVM, cioè con volumi logici, diciamo, se proprio vuole far qualcosa, potrebbe farlo, diciamo. Scusa una cosa, ma Raspberry ha un BIOS tipo quello del computer? No.
perché è già un virus, cioè non ha, cioè, ha un suo, cioè il processore ha il suo firmware all'interno che gli consente di dire che ha un BIOS in un certo senso, perché ti accendo, va a questo indirizzo, inizia a fare questo, c'è. Però diciamo il limite purtroppo che... Cioè, cioè, puoi dirgli tipo quanto dal BIOS? È un firmware che è un BIOS? No, perché parte solo come solo la schedina. Solo la schedina. Solo la USB. Oddio, non l'ho mai provato e neanche mai guardato. Bisogna entrare e riandare a scrivere. Bisognerebbe magari col JTAG, praticamente mettendo le mani nel firmware del micro, ma... Che fascista si usa lì? Beh, lui è, cioè, si può usare, esempio, lui, avendo una SD card con Linux, l'X3. L'X3 è come una distribuzione normale, uno può anche partire a fare la schedina con il FAT32 e dopo copiare l'immagine da lì, non è un problema. Fai system Linux a tutti gli effetti. Cioè, comunque la schedina di avere un adattatore per PC o deve comunque riuscire a essere scritta da un PC alla fine? Sì. Cioè la schedina qua è... Se sui notebook da dentro? Sì, perché queste qua hanno l'adattatore. Infatti, cioè, per fare questa, è che sarebbe bello, ma se c'è tempo lo facciamo, c'è l'adattatore, metto dentro sta qua, la si mette... Invece anche con USB. La scheda mette da ISO, no? Esatto, e si fa proprio stile immagine ISO. Potremmo fare mai una serata da poi immagine ISO, però fatta tipo una live, giusto? Sì. Non tutte, bella osservazione la tua. Adesso questa qua. Ad esempio, visto che lei hai tirata fuori Ubuntu Mate, io prendo le immagini ISO dell'Ubuntu Mate, la scarico nella schedina. E quando faccio il bootstrap e accendo la scheda, mi parte come una live. E poi ti dice cosa fai, installami. Mentre per Raspbian, Ubuntu Core o Ubuntu 14.04, parte con un sistema già installato. Cioè come avessi già il mio hard disk pronto, lo metto dentro e parte. Mentre la Mate, per fare l'installazione, parte come una live, a tutti gli effetti, si installa. Si prende i pacchetti che servono, si configura e dopo rimane permanente. Togli la ISO, da quello te accoppi pari pari dentro la schedina. Sì, con DD oppure con... Non mi serve mia un bootloader, la schedina per... No, e parte. Cioè viene fatto con una chiavetta bootabile. Cioè questa qua è stata fatta con uno dei bootini. Praticamente allora lui sull'SD legge tutto, fa sì, tutto. Sì. Per cui bisogna avere anche un SD un po' veloce, esatto, no? Esattamente, classe 10. Cioè, per avere, se no. Classe 10 sconsiglio le altre. Non posso andare con classe 2 però. No. Che penalizzi in maniera. Classe 10 da utilizzare quella lì. No, cioè la schedina viene venduta a parte. Senza niente, è un oggetto morto. Cioè, se uno la collega, vede una schermata nera con una segni di vita praticamente. Dopodiché decido io cosa caricare qui. Allora, se si va nel sito raspberrypi.org, c'è l'area download e lì ha tutti i sistemi operativi. Io qua ho citato quelli Linux-like, ma dopo c'è anche, ad esempio, RISC-OS, praticamente, che... un sistema, uno dice vecchio, però è di una velocità mostruosa, è essenziale, ma è un missile. Quindi se uno vuole fare qualcosa che ha altre prestazioni, è quello... Magari è stato fatto per le macchine del lavoro. Sì, è proprio dedicato proprio per macchine che devono avere prestazioni alte. Quindi, per dovere di cronaca bisogna dirlo, tra poco ci sarà anche Windows 10. Installabile qui, per cui sono anche curioso vedere come si comporta. Che sia una versione molto leggera di Gmail. Sì. Cioè proprio minimale proprio. Sì. Dopo, interessante, questi oggettini qua, più che fare il PC in sé, possono fare delle attività di supporto al server anche. Infatti c'è la versione che si chiama Snap Ubuntu Core, che è un Ubuntu a tutti gli effetti, una 14.04 mi pare, senza interfaccia grafica, cioè come nei server praticamente, dove si trova già PHP, MySQL e tutto quello che serve per fare unità server da riga di comando. È estremamente veloce, l'ho installata, non si può fare andare niente, dopo guardando ho capito perché,
perché è stata fatta dedicata a questa SNAP qua e non ha ad esempio l'apt-gate, ma un comando suo praticamente, no? Adesso neanche mi ricordo qual è, ha dei comandi dedicati perché gli sviluppatori, la community che la sostiene, ha preso quella strada lì, perché il kernel, sì, un kernel Ubuntu, però diciamo chi fa applicazioni server, non so, può fare firewall o altre cose, cioè la distribuzione è buona, quella lì. Ecco, queste distribuzioni qua Ubuntu-like girano solo su questa qua, sulla PI2, non girano sulla Model B o la Model B+. E poi c'è l'Ubuntu 14.04 LTS, che qui è stata presa, cioè non funziona perché l'ho provata, però non è ottimizzata, perché è stato preso il kernel, è praticamente compilato per la versione ARM. Infatti, ho dato un'occhiata così, facendomi spiegare anche da un collega in gamba su queste attività qua. Ci si va dentro proprio dove c'è proprio tutta la struttura del kernel, ci sono dei file di configurazione del kernel. Io dico che processore ho, AMD, Intel, ARM, uno seleziona la sua configurazione e ricompila tutto. Però questo ricompila e fa funzionare, non c'è l'ottimizzazione di tutte quante le periferiche, eccetera, cose che invece Raspbian ha e che si sta tentando di fare con Ubuntu Mate. Gli altri sono, diciamo, compilati e per essere veloci, cioè per essere funzionanti in questa scheda. Ubuntu Snappy, per supplire a questo, ha tolto tutto quello che è di grafica, che appesantisce l'oggetto, per cui si usa Ubuntu Snappy, è inutile che stia qua a riservare memoria all'unità GPU, gli do il minimo indispensabile per avere il terminale, cioè 64 kilobyte proprio giusti d'ufficio, e poi vado avanti a fare quello che mi serve con il resto. Ecco, due parole sul GPIO che si diceva prima, cioè già dalle BPU siamo passati a un 40 vie e rispetto al 26 dell'altro, ecco qua immagini scaricate da internet, si vede chiaramente che i primi 26 pin da una parte sono esattamente uguali a quelli dall'altra praticamente, per cui vado tranquillo, cioè, quindi se ho un programmino che ho fatto prima ed ho un connettore che si infilava prima nei 26, lo uso parimenti dall'altra parte, quindi posso recuperare un po' tutto e sono tutto qua, agevola anche la vita ed è giusto che sia stato fatto così, anche perché gli shield della Raspberry sono abbastanza costosi, cioè una Gart Board costa di più della Raspberry, un LCD costa di più della Raspberry e cioè, buttarlo via insomma dà un po' fastidio. Ecco, si sperava che magari avessero fatto qualche IO analogico, non c'è, hanno mantenuto le stesse cose. Perché no? Perché probabilmente, cioè, il tipo di processore, eccetera, non prevede i convertitori digitali analogici. Poi hanno messo su un altro chip, di costi, eccetera, hanno preso quella scelta lì, per cui se lo voglio fare devo mettere un oggetto esterno. Certo che ho visto, ad esempio, uno va anche su Mini The Box, Amazon, ci sono degli shield generici SPI o i quadro C, costo 3-4 euro. O qua l'interfaccia quadro C o l'interfaccia SPI, lo si fa, però cioè, è un'appendice esterna chiaramente. E di tutto a 3 volte, quindi hanno aggiunto praticamente più GPIO, per carità, può andare bene. Onestamente io ho fatto fatica a usare tutti i 26 di prima, non ho mai fatto un uso spinto, ho fatto un uso, come si può dire, scolastico, chiamiamola così. Dove li abbiamo usati parecchi è stato anche nell'oggettino che abbiamo portato ai Linux Day o in fiera, che abbiamo utilizzato un LCD recuperato con Claudio senza leggere bene, un LCD parallelo praticamente, e questo qua mangia io a manetta, per cui però insomma, li può utilizzare e può utilizzare tranquillamente. Quindi ecco, la compatibilità c'è ed è buona cosa. Tra l'altro, come compatibilità, attenzione, che qua già l'altra volta ho fatto un po' più in fuori della slide di una volta precedente, ho visto che tra la Raspberry Pi revisione 1 e revisione 2 di modello B avevano cambiato il significato di alcuni pin, cioè per cui adesso la nuova versione prende quello della revisione 2, quindi permangono i problemi di chi ha la revisione 1 del modello B, e ci sono quei tre pin lì che hanno un attimo cambiato il significato. Ecco qua, devo capire un attimo come è fatta, poi la vedremo anche collegandola direttamente. La prima cosa bella che ci fa capire che l'oggetto è cambiato, quando uno fa il comando cpu info,
vede che vengono fuori una videata che scorre via di roba perché dà informazioni su 4 CPU rispetto a prima che erano 3 righe, CPU eccetera. Adesso ci dà informazioni su 4 CPU e non è, lì si capisce ok, l'oggetto è potente praticamente. E poi ancora bello su Ubuntu Mate che c'è una CPU utility, che c'è un diagramma dell'utilizzo delle 4 CPU e si vede proprio anche quali sono i programmi fatti per lavorare multicore e quelli no. Anche bella da vedere questa cosa. Altra cosa che vediamo qua, sempre sul Raspberry per capire un attimo, per rendersi conto dell'oggetto che si ha sotto mano, dando il comando free o free-m uno dice quanta memoria ho a disposizione praticamente, e si vede qua insomma, in giga, è bello anche vederlo. Poi sono i comandi standard, sono visti più volte, disk free per vedere l'SD card come è gestita, e qua faremo una parentesi a parte su questa cosa, i soliti comandi per vedere l'indirizzo IP e via dicendo. Suggerimento che do, quando si collega e si installano i vari pacchetti e si tenta di lavorare con Raspberry, ciò che suggerisco al volo è l'installazione di due utility. Una sono i Midnight Commander per avere un'interfaccia per lavorare nel file system e un'altra è l'SSH server e il PuTTY. Perché cioè, non è mica detto che io ogni volta devo avere il mio PC o il proiettore o un altro video per lavorare. Questi oggetti qua per lavorarci, per configurarli eccetera, dal PC host via SSH ci si connette e si lavora sulla schedina. Per cui conviene installare su tutti questi utility. Cosa interessante, dando il comando praticamente ls usb, ls è il comando che mi dice list usb delle periferiche usb, mi dice quali sono le periferiche usb attive e verrà fuori questa videata che poi simuleremo e vedo che ho 4 periferiche praticamente usb e vedo anche cosa c'è scritto praticamente. Beh, qua vedo scritto in questo caso qua Logitech Ink Unifying Receiver perché ho attaccato il dongle della tastiera Logitech, lo riconosce attaccato lì praticamente. Dopodiché vede Standard Micro System Fast Ethernet Adapter. Cosa vuol dire questo? Guardiamo questo schema qua. Ho lab host USB, Ethernet 4 USB, quindi il chip che ho, quindi vuol dire che mi gestisce tutti questi oggetti qua. Quindi non ho il chip per conto suo, l'RTL 8139 famoso eccetera. C'è tutto questo oggettino qua, che è il chip che si vede qua nella scheda, che mi gestisce interfaccia Ethernet e le periferiche USB. E lo si vede proprio dando questo comando qua, ls USB, quindi anche questi comandi qua aiutano anche a capire l'hardware come è fatto. Altra cosa, ecco, adesso, l'installazione è lunga e non c'è tempo per simularla qua, avrei fatto una serata dedicata. Ho portato una specie di guida, che dopo magari, cioè, quelle slide qua vi lascio se volete provare, su come installare le varie distribuzioni. Partendo, cioè, okay, cioè la Raspbian si fa come prima e non c'è niente da dire. C'è una cosa, però, da stare attenti. Installando Raspbian, una volta che l'ho installata, ho fatto l'immagine, praticamente, quindi con un ebutini oppure con DD, eccetera, eccetera. Fatto l'ISO avviabile, lanciata, si parte tutto quanto e c'è un comando tipico della Raspbian che era da sudo rasti-config. A partire una videata in formato testo, veniva fuori configura la tastiera, un utility in modalità testo che mi diceva configura la tastiera, impostazioni internazionali, fai l'estensione automatica del tuo file system a tutta l'SD card. Perché questo? E quando ho una ISO e poi la rendo bootabile nella mia SD card, io mi fornisco una ISO da 4 giga, supponiamo, io ho una SD card da 16 e le altre 12, cioè viene fuori una partizione che è lasciata là inutilizzata, quindi praticamente prendo questa partizione, chiamiamola così, primaria, la estendo a tutte le SD card. Il comando, cioè da rasti-config e poi c'era il menu estendi partizione, faceva automaticamente tutto questo. Con le distro Ubuntu, questo qua non c'è. E poi vedremo un altro come farlo a mano. Cioè non c'è un programma che lo faccia automaticamente, sono dei comandi da console, semplici, che sono intuitivi, però è giusto approfondirli. Adesso man mano vediamo qua.
Allora, quella che è, diciamo, la Ubuntu 14.04 compilata, quindi, come dicevo prima, per processori della serie ARM, quindi vuol dire compilata, non proprio ottimizzata, però va praticamente, va via anche in maniera decente, quindi è proprio un Ubuntu a tutti gli effetti. Se si va nel sito che vi ho messo qua, wiki.ubuntu.com/ARM/Raspberry, cioè questa guida qua è espansa, è in inglese, ma è chiarissima, cioè i comandi sono quelli, non c'è problema. Ho estrapolato quelli che sono i punti principali per poter utilizzare subito, cioè se uno segue questa riga qua, queste due pagine qua, parte via subito. Intanto, cioè, non è supportata quella da Canonical, prima cosa. Per cui andranno avanti, non andranno avanti questi, boh, non si sa, intanto c'è e si può provare. Usi il kernel 3.18, praticamente non quello originale della 3.13 LTS. Cosa vuol dire questo? Che credo anche qua, anche se non ho guardato, ma il 3.18 dovrebbe usare systemd e non initd come gestione dei processi. Il dubbio che mi viene, perché qua cioè, lo sto provando adesso, non so cosa succeda negli Ubuntu usando systemd quando uso praticamente i servizi legati all'utilizzo del GPIO. Qui ci sono tutti dei servizi che devo utilizzare per potermi interfacciare, non so se funziona, devo ancora provare. Se qualcuno vuole di provare e magari poi scrivere qual è successo, oppure venire qua anche a far vedere, ben venga, diciamo. Dopodiché, praticamente, è cosa buona che ci sono i PPA standard con i repository di pacchetti con apt-getter. Buona cosa, diciamo. Quando uno installa, è un pacchetto preconfezionato. Quindi preconfezionato vuol dire io creo l'ISO buttabile, butto sulla chiavetta la schedina, accendo e parte come fosse un PC già con sistema operativo preinstallato. Quindi vuol dire che ne hanno anche già definito l'username e la password di accesso, che sono Ubuntu, poi uno può cambiarle, fa quello che vuole, per partire usa questo. Ecco, usare assolutamente per me un class 10 e almeno 8 giga. Cioè, ok, va anche con class 6, evitiamolo perché cioè, la differenza si vede. Altra cosa, faccio o non faccio la partizione swap? Domanda proprio. Allora, personalmente non la farei, cioè servirebbe perché diciamo per non sopraccesso cioè, utilizzassi molto la grafica, la memoria eccetera, lo swap potrebbe far comodo, ma un swap su un SD card lo eviterei per un motivo molto semplice. Swap vuol dire scrivo tante volte, se continuo a scrivere nell'SD card formato Ocean da 8 euro praticamente vuol dire scrivo sempre nella solita parte SD card. Cioè dopo, credo, se la uso intensivamente, dopo pochi mesi la butto via, perché c'è proprio la scrittura nelle celle delle SD card, le rovino, e queste memory card qua da 4 soldi, che vanno egregiamente, non hanno un controller tale che mi fa una scrittura random a caso nella scheda, una volta scrivo qua, una volta scrivo là, una volta scrivo dall'altra parte. Cioè scrivo da qua a qua, quella partizione lì, sempre lì, punto. Per cui c'è il rischio di danneggiarla velocemente. Poi, insomma, cioè, se avessi che ne so, un disco ad alta velocità, eccetera, svuoto, ma svuopare su una SD, da Dio, non è che sia la roba che cambi la vita. Dopo, per carità, può fare. Cioè, io non lo faccio praticamente per evitare. Sì, non ho visto i grossi benefici per l'uso che ne faccio. Ecco, adesso praticamente, come dicevo prima, si installa l'Ubuntu, ma questo vale per l'Ubuntu 14.04, vale per l'altra che avevo citato, che si chiama, scusi sempre il nome, per la Snappy, e vale anche per la Mate. Cioè, non ho la Raspi meno config che è tipica di Raspbian. Per cui, se io prendo un SD card, come in questo caso, da 16 giga, riverso l'immagine e faccio il bootstrap, mi rimangono più di 10 GB inutilizzati, un peccato. Per cui conviene estendere la partizione primaria praticamente a tutta l'SD card. Per fare questo non ho visto che ci siano utility grafiche che fanno una cosa di questo tipo qua, però è estremamente veloce usare dei comandi di sistema, che sono questi praticamente. Cioè l'oggetto, chiamiamolo così, l'hard disk, se vogliamo definirlo, quello che c'è nell'SD card, come tutti i device che ci sono, vengono mappati in dev.
e questo qua praticamente l'SD card si chiama MMC DLK0, cioè se ne avessi due avrei DLK1, 2, 3, 4 e via dicendo, una è MDLK0, per cui c'è un comando FDISC e viene praticamente proposto un menu praticamente, no? Cioè quando fai FDISC dice vi fuori FDISC eccetera eccetera, si dà mi fuori due punti, un piccolo TDT formato test testuale, fra due punti c'è l'help, uno fa H e viene fuori quelli sono i comandi. I comandi sono semplici, dice D, mi serve il comando D è delete praticamente. Che cosa? La partizione 2, perché nella 1 c'è già tutto installato, l'altra è praticamente non utilizzata, quindi fa cancella la seconda partizione. Bene. Dopodiché si conferma, si dice poi N, ne fai una di nuova, di che tipo? P, primaria, quale? La 2, invio vuol dire praticamente. Poi ci sono delle altre domande che vengono fatte che dicono ok, primaria, cioè attaccala quella che c'era prima e confermi, via così. Write, scrivi la tabella delle partizioni. Cioè proprio su due comandi si fa in due minuti praticamente. Dopodiché si riavvia il sistema e dopo si dà questo comando qua. Ho sbagliato io in questa slide a mettere l'ordine, cioè prima si fa sudo fdisk con questi comandi, si riavvia, si fa un reboot, sudo reboot, riparte, dopodiché si dà sudo resize, tu fai system eccetera, eccetera, questo comando qua che sarebbe resize fai system mmdlk0 alla seconda partizione p2 e lì ho tutti i 16 giga disponibili. Hai comunque due partizioni? No, adesso è tutta una praticamente. C'è anche un tool grafico l'ho fatto? Sì, poi non ho mica usati, quindi non mica, cioè nessun sito a trovare in repository. Non c'è mica Raspi Config, ce l'ho dall'altra, qua non li ho trovati francamente. L'ho trovato alla terminale, magari. No, ma perché c'è Raspi. Sì. Ecco, dopodiché, dice, se uno vuole fare il file swap, c'è sto comando qua, l'ho trovato nel sito del ubuntuarm.org, qua se vuole provare a farlo, cioè io non l'ho utilizzato, ma cioè, si può fare uno swap. Cosa estremamente consigliata da fare subito. Cioè, ok, installo tutto quanto il sistema operativo, estendo la partizione, eccetera, ho un sistema che va. Però adesso devo cominciare a renderlo utilizzabile, per cui mi attacco wifi, attacco altre periferiche. Allora conviene installare degli utility che sono i Linux firmware praticamente proprio fatti per l'hardware. Quindi si installano, lì ci sono tutti dei driver che sono poi con quelli che si usano anche quando proprio si definiscono proprio gli utility, anche uso tipo non so, il GPIO, uso il dongle wifi, eccetera. Cioè richiede che ci sia proprio questi driver poi installati, che si chiamano proprio Linux meno firmware. Dopodiché posso installare, tipo voglio il wifi, io ho provato come wifi TLUN725N, comprato su Amazon a 8 euro, va via insomma abbastanza bene, per cui sono sicuro che funziona e non ha dato problemi. Ecco, su Ubuntu 14.04, anche qua mi sono dimenticato una cosa, quando io scarico la ISO, la installo, la faccio andare, non ho ancora l'interfaccia grafica, ho tutto testuale. Nel senso che è come avessi tipo la Snappy praticamente, quindi ho tutto formato testo, non ho ancora l'interfaccia grafica da utilizzare. E adesso devo decidere cosa mettere come interfaccia grafica. Potrei mettere KDE, potrei mettere l'XDE. Allora, sconsiglio KDE, roba pesante. Come mettere su l'XDE, che è la più leggera. Per installarla è banale. Cioè praticamente sudo apt-get install ubuntu-desktop, punto, fa tutto lui. Come vi dicevo prima, anche installare l'SSH server per potersi connettere, cioè se non voglio essere avverso anche il video da attaccare eccetera e voglio attaccarmi per fare configurazioni, scaricare qualcosa, c'è il mio PC qua, di SSH, quindi putty eccetera e utilizzare quello lì. Dopodiché, essendo da Raspberry, assolutamente
bisogna installare questi utility qua, che sono che chiaramente, che hanno questo nome qua, il pacchetto è lib-raspberry-pi-bin-non-free. Perché non free? Perché chiaramente non sono i repository standard, non sono i repository canonical, eccetera. Cos'è che sono queste? Tutti i tools che ci sono per far riconoscere l'hardware della Raspberry, in particolare il GPIO. Cioè senza sta roba qua non funziona quella roba lì praticamente. Il GPIO non riesco a utilizzarlo, quindi solo da installare come prassi standard. Ecco, altra cosetta che abbiamo visto lì, che due parole, sull'Ubuntu Mate 15.04. che è la distribuzione che mi è piaciuta più di tutte a me praticamente. Uno, perché ha una bella interfaccia grafica, che poi la vediamo operativa sulla Raspberry, molto bella, ha tutti, ha già tutto dentro, tipo Firefox, Mozilla, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, cioè uno prende lì e già lavora, ha tutto quello che gli serve praticamente. L'unica differenza rispetto all'installazione delle altre è che quando io scarico l'immagine e faccio l'SD buttabile, non ha praticamente tutto preinstallato, ma quando parte mi fa un lag praticamente, per cui dice: ho l'elag, ora faccio, installami. Cioè devi fare l'installazione, inizia a dire boh, preparo, installo, eccetera eccetera eccetera, faccio tutto quello che devo fare, e una volta che lui ha finito configurarsi faccio quello che facevo prima, estendo la partizione, infatti è quella qua, gli stessi comandi. Sudo fdisk eccetera, quindi delete quale la seconda partizione, faccio nuova, che cosa, una primaria, la seconda, estendo, confermo, scrivo, reboot e poi do il comando di estensione. Anche qua stesse considerazioni, SD, cioè l'SD card classe 10 praticamente, kernel 3.18, quindi praticamente nuovo. Ecco, c'è, cioè adesso la qui da, sì, quindi kernel 3.18, beh, a parte che c'è già il 3.19 adesso praticamente sulla diciamo sulla 15.04 Ubuntu standard praticamente, sul kernel buono, nuovo, System D anche tra l'altro, è ottimizzata già meglio per l'ARM ed è abbastanza, cioè, comunque la Raspberry ci sta lavorando abbastanza lì, anche se non è ufficialmente supportato, però ci sta, è ben visto, a me piace, è quella che piace più di tutte, per comunque i suoi gusti, i suoi utilizzi. Ecco qua, ho ripreso un paio di slide del mio incontro precedente praticamente. Allora, perché prendo la Raspberry? Ok, per avere il PC eccetera, però la prendo essenzialmente per poter utilizzare il GPIO, poterci attaccare qualcosa, fare qualcosa, tipo potrebbe essere di domotico o quello che è praticamente. Per cui se volete sperimentare, abbiamo fatto una serata su questo qua, uno ci attacca una schedina o di LED con una resistenza praticamente per vedere come funziona la logica di GPIO. Questa qua sono sicuro che funziona in Raspbian perché l'ho provata. Devo ancora provarla con Ubuntu. Praticamente non ho ancora avuto tempo. E per cui, onestamente, con il SystemD eccetera, come ho gestito i processi, non so se funziona. Però molto probabilmente sì, perché non ho visto nei forum cose particolari. Però devo ancora provare. È semplicissimo da fare perché sono tutti comandi dati da riga di comando. Questo, come sapete, no? Linux praticamente lavora tutto su file, per cui tutti i comandi e direttive che vengono date al kernel le trovo su un file che per il GPIO praticamente si trova in sys class praticamente. Quindi se andate da terminale e digitate questo comando praticamente, che vuol dire, è come scrivere su un file. Se voi scrivete su un file normale, un file che si chiama Pippo, e su Pippo volete scrivere, che ne so, hello world, in pip.txt, guarda che fate, ecco hello world, parentesi pip.txt praticamente, cioè, e scrivete lì. Qua si scrive su un file che però non è un file qualsiasi, è il file del GPIO, per cui praticamente dando questi comandi si configura quella particolare zona di memoria a fare
determinate cose. In questo caso praticamente cosa vuol dire? Che io prendo sul praticamente il GPIO 18, cioè quindi proprio quello che nel mio connettore è mappato GPIO 18, questo vuol dire che avendo installato tutti i driver di GPIO in SIS eccetera, c'è tutto quello che mi gestisce nel mio GPIO, i vari driver eccetera, io dico nel GPIO utilizza GPIO e impostalo come uscita. Direction vuol dire auto, come direction auto vuol dire come uscita, e il driver automaticamente mi configura l'hardware in maniera tale che sia visto come uscita e non come ingresso, quindi vuol dire che ci saranno a livello di porte logiche di configurazioni da fare su dei registri per il tri-state e cose di questo tipo qua. Dopodiché ti dico scrivi 1 su GPIO 18 e scrivi 0, oppure scrivi 0 su GPIO 18, come dire ti tiro alto e ti tiro basso, banalmente, e su un LED vede, si spegne e si accende. Dopodiché ricordarsi una cosa che qua me ne sono accorto a mie spese, cioè non funzionava più niente, quando si è finito a utilizzare questi comandi qua su un GPIO o più GPIO, fare un unexport, vuol dire rilascio la mappatura della memoria, pulisco via tutto, altrimenti mi resta allocata. E questo qua sarebbe più bello sperimentarlo che dirlo. L'abbiamo fatto qua l'anno scorso praticamente. Comunque, cioè, se provate, prendete un GPIO qualsiasi che volete, attaccate un LED fuori con una piccola resistenza e cioè, vedete che funziona, è banale, provate subito. Oppure vi posso dare, lo metterò lì disponibile, un piccolo programmino fatto in Python che fa in Python, che fa la stessa roba praticamente. Cioè, sono altro che delle direttive scritte in Python che mi fanno questo oggetto qua, sento me lo scrivere ogni volta da terminale. Ecco, per usare Python devo installarlo praticamente prima. Per cui che sia Raspbian, che sia Ubuntu, eccetera, apt-get install python-dev, quindi installo tutto quanto quello che è l'ambiente di sviluppo. Però tu sei già installato su Raspbian? Su Raspbian non so, no, forse già installato adesso. So che sulla precedente l'ho installato manualmente. Può darsi questo qua l'abbiamo messo dentro, già, tanto meglio voglio dire. I setup tools e dopo praticamente gli utility per installare e gestire le librerie Python, che se ne usano tante, soprattutto se si inizia a fare qualche lavoro un po' più evoluto. E dopo Python per l'installazione dei pacchetti usa proprio pip, praticamente sono dei comandi che si danno, allora bisogna utilizzare anche il programmino per gestire praticamente pip, poi si danno tutti i comandi per installare pacchetti fuori librerie, quindi si installa e fine. E dopo, ma quindi pip vuol dire Python 2 praticamente? No, Python c'è il 2, ecco, altra cosa, giusto, no? C'è il 2.7, roba del genere, no? E poi c'è il 3. Quale usare? Bella domanda. Allora, io uso il 2 ancora. Adesso non so, che magari, cioè, io ho poca esperienza sull'utilizzo di Python, che leggendo in giro, eccetera, le cose che ho fatto, uso il 2, va un po' bene dappertutto. Poi il 3 c'è un problema di retrocompatibilità. Per cui, cioè, se si vuole provare, eccetera, mi sento di utilizzare il 2.7. Perché poi pip ti installa ovviamente i pacchetti del Python relativo al pip, giusto? Sì, sì, quindi sì. Se usi pip 2 ti installa... Sì, credo proprio sì. No, beh, cioè, qui ci direi, cioè, è già installato. Non ho installato, cioè, no, Python è già preinstallato in Raspbian, sì. Sì, ho installato Raspbian proprio. Sì, no, Python c'è già, mancano alcuni utility praticamente, ma Python l'ambiente c'è in Raspbian, è vero, sì. Cioè, c'è il 2, anche il 3, tutti e due ci sono, è vero, sì. Ecco, poi c'è da installare l'utility Python, che è fondamentale, che è l'rpi.gpio. Perché questa? Perché quando faccio un programmino in Python, praticamente, ci sono delle direttive tipo include rpi.gpio, che sono tutte le librerie che utilizzo per fare quello che facevo prima per scrivere i vari pin, praticamente, del mio GPIO, per questa qua ci vuole. Ecco, queste qua, magari, cioè, se provate queste cose qua, poi l'oggetto è già operativo. Ecco, quello che vi ho detto adesso è stato proprio un excursus veloce sulle prime impressioni della scheda, e su cosa fare per poterlo utilizzare subito senza impazzire, diciamo.
poi c'è quella andando nei vari siti, uno trova una documentazione infinita. Cioè, infatti, secondo me anch'io se fanno delle slide o meno, perché sicuramente sono estremamente riduttive rispetto a quello che uno trova in giro, che veramente trova di tutto. Cioè, basta andare nel sito della, ma anche della Ubuntu Wiki, nel raspberrypi.org, Adafruit, anzi, cioè, tra l'altro adesso c'è il nuovo sito della raspberrypi.org, che c'è la parte Learn, ci sono tanti di quegli esempi, anche dei più semplici, più complessi, dove veramente si diverte anche a farli, che proprio apprende passo passo, cioè è quasi impossibile non riuscire a portarne a termine uno, che proprio si parte dalle cose più semplici, da accendere il LED, pilotare il display. Infatti qua anche l'anno scorso qua abbiamo provato a comandare un display, comandare un sensore ultrasuoni, e abbiamo visto che con poche righe, seguendo quelli che sono i vari tools che danno in giro, utility, cioè, si può fare abbastanza agevolmente. Adesso nel poco tempo che resta, giusto per vederla all'opera, sì, cioè, voglio collegarmi una e vedere cosa succede con questo oggetto qua praticamente. E qua un alimentatore, vabbè, non è certo più prestante, perché è quello che veniva utilizzato per la versione precedente, però non avendo periferiche utilizzate particolari, non avendo wifi, non avendo altre cose, ce la fa, ho visto, senza problemi. Ecco, altra cosa, prima di dare l'alimentazione, conviene collegare a freddo tutte quante le periferiche, tranne il cavo di rete, che si può collegare anche a caldo, ma consiglio vivamente quello che è l'HDMI, eccetera, metterla a freddo tutto quanto. Ecco, altra cosa che mi viene in mente, uno potrebbe avere a casa non il televisore o il monitor con l'HDMI, ma potrebbe avere ad esempio quel VGA. Quindi vabbè, prendo un convertitore, praticamente HDMI VGA, e i convertitori costano in certi casi più della scheda, che devono fare una conversione da digitale a analogico del segnale praticamente. Bisogna stare attenti a quello che si prende, perché certi convertitori praticamente caricano notevolmente l'uscita video. Cosa succede allora? Lo brucio. Cioè, convertitori cinesi da 7 euro, cavoli che bello, eccetera, prendo. Può anche andare, perché cioè, ce ne sono e funzionano anche. In certi casi, anche leggendo nei forum, eccetera, gente che imprecava perché gli ha proprio mandato in malora la scheda, cioè che assorbono corrente per funzionare, e ha fatto saltare l'interfaccia che viene lì, per cui magari spendere qualche euro in più eventualmente, oppure guardare lì forum, oppure chi ha già fatto acquisti eccetera su Amazon, quali sono quelli effettivamente utilizzati e che va bene. Cioè, non dico andare su RS, che Mario fa pagare abbondantemente, però insomma con 15-20 euro c'è un buon convertitore che porta anche l'audio, perché gli HDMI, sì, proprio stare attenti, perché alcuni portano il segnale audio, altri no, quindi devo anche vedere cosa voglio fare con la mia HDMI, perché magari voglio fare questo multimediale, non va l'audio, perché magari ho il cavo o il convertitore che non fanno il trasferimento dell'audio, per cui c'è bisogno di prestare attenzione a questi dettagli. Niente, adesso direi di fare una prova pratica con la Raspberry, ma ne proviamo due distribuzioni. Adesso subito mettiamo la Mate, che per me è quella più simpatica, e poi proviamo la Raspbian. Allora, cavo HDMI. Quelli non ci sarà. Sono cavo lì HDMI. Ne abbiamo uno, sì. Uno. Perfetto. Adesso qua chiedo il supporto tecnico di Claudio. Da parte delle altre. Adesso c'è una presa. Già la posso andare qui in fondo. Ma lì ti stacco, posso staccare il PC qua. Anzi, facciamo così. Riusciamo. Sì, livello di difficoltà. Fermarsi da qui, magari in realtà che comincia prima, non l'ho visto. Okay.
questo qua, e come vado a staccare. Riesco a per selezionare l'uscita, così vediamo anche come bootstrappa, perché è anche interessante anche quello lì. Ecco, ho notato una cosa, qua dipende dal video, tipo il video che ho io a casa, se è già acceso il video vedo che funziona, se accendo prima la scheda dopo il video, no, l'HDMI non si inizializza. L'HDMI ha dei problemi di suo, cioè, con questo, è un po'... L'HDMI è famosa per questo problema. Normalmente adesso faccio Ubuntu Mate 15.04, quindi è un Ubuntu a tutti gli effetti. Ma c'è un errore? Sì, un fail, un errore di caricamento di un modulo del kernel, fatalità systemd, guardandolo. Che sarà da approfondire quello lì. Il LED è davanti, rosso e verde. Allora, scheda, e ora allora il LED rosso dice sono accesa, il LED verde vi dice praticamente come fosse la disca, gli accessi la disca. Ha meno LED della precedente, praticamente. Deve avere più la... Eccola qua. Praticamente si vede che già dell'interfaccia si vede che è già carina. Il bootstrap direi che è stato veloce. Decisamente veloce. 17 secondi contro i 30. Quindi c'è un PC qua, ci metti di più. È proprio dell'SD veloce? O... Sì, beh, sì, beh, ci si gioca tutto lì, sulla qualità dell'SD. Ci si è logati. Adesso qua sta caricando tutto il resto che c'è da caricare. L'interfaccia direi che è gradevole. Sulla risoluzione del monitor vai a impostare, cioè il tool che riesce a cambiare la risoluzione? Sì, no, si riesce a impostare, anche se ho visto che la maggior parte ci mette le mani nel di fare le configurazioni direttamente. Soprattutto per i televisori, che c'è la famosa banda nera là. Ho provato dei tools, non vanno a mazza. L'unica è prendere i file lì e mettere le coordinate a mano. Provare, ok, espando, bon, l'ho a posto, l'ho centrato, bene. Come si vede, cioè, sistema partito, e sfido chiunque a dire che se uno lo utilizza, che c'è una Raspberry o qualcos'altro sotto lì. Anche perché la cosa, adesso, infatti ho messo l'SSH, che tutti di subito, vedete che c'è Firefox, tutti gli utility di gestione, praticamente preferenze, amministrazione, centro controllo, cioè a tutto quello che serve, applicazioni, è ben fornita, tipo a futuro del mini precisa sto qua, no, penso, no? Beh, questo qua uno li può utilizzare senza problemi. Manda via delle applicazioni tipo LibreOffice, poi fare la prova. Sì, certo. Anzi, facciamo subito. Avvio. Abbiamo WebCalc. Direi che non male, cioè, da quale soddisfazione, voglio dire, che è usabile. Cioè, è usabile, uno può lavorare meglio Pentium 2, cioè, può lavorare tranquillamente qua. Infatti, cioè, quando vedevo le prime recensioni del doppio più veloce, cioè, bah, sono le solite, cioè, invece usandola, cioè, caspita, devo dire che adesso... su internet a navigare, sì, 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 ma via, che è una meraviglia, con Firefox e non con Midori o con Ice Weasel, non piace né l'uno né l'altro. Il Chrome è più pesante, vedete il Chrome. Per Chrome non potrebbe avere, potrebbe andare via anche quello lì, francamente, senza problemi. Linux Pro aveva fatto un test, un confronto fra due schede,
e è fatto proprio per fare un calcolo matematico, per vedere il calcolo di prima. La stessa formula matematica, la Raspberry 1 che metteva 25 minuti, questa qua che metteva 17 minuti a fare lo stesso calcolo. Adesso il mouse tutto, che fa parte del coso, ovviamente il kernel era così. Ti va a attaccare per i fermi, c'è anche la tastiera wireless. Bisogna che attaccare la stampante e tutto. Sì, sì, cioè qua uno installa Pux e tutto quanto, va via. Cioè ho provato ad attaccare il wifi, eccetera, non ho trovato nessun problema. Ecco, l'hard disk esterno, abbiate pietà, alimentate, voglio dire. Cioè, certo. Non ce la fa, se no. Sì, il resto direi che va bene, se in caso è buona occasione, se vediamo, ad esempio, alcuni download da terminale. Poi abbiamo visto che c'era la Savordi da vicino. Non mi ricordo mai il percorso completo. Non so, facciamo due cose intanto, LS, HV. Ecco qua, con LS HV praticamente, no, dà tutta una serie di descrizioni dell'hardware praticamente che c'è dentro. Allora, dando LSHV dà praticamente la versione delle informazioni di base, dando sud LSHV dà qualche informazione di più. Ho visto poco niente come differenza. Infatti ricordo che qua non è che cambi niente. Non dà informazioni vitali, dice praticamente qual è la configurazione della tastiera e poche altre informazioni praticamente. Mentre risulta più interessante dare il comando ls usb e qua si vede quello che si diceva prima praticamente. Si vede intanto, è riconosciuto l'optical mouse praticamente che è stato attaccato in una qui, Logitech e la tastiera, e poi si vedono praticamente il discorso dell'interfaccia di rete e l'hub di root, quindi vuol dire, cioè, riconosce perfettamente la tastiera. Quelle che sono importanti. No, la tastiera. Sì, sulla tastiera qua, sì. ogni volta c'è un problema. Infatti, vediamo adesso se permane. Adesso l'ho mantenuto. Incredibile. Se no, va bene, se sudo, cioè. Ciao, keyboard, map. Settings kb map menu it. E praticamente. Hai installato Python qua? No, non è installato. Prova era Python meno V, no, mi pare, sì. Il comando. È quella lì. Sì. Sì. Sì, è installato qua il 2.7.9. Quindi c'è già, per cui ancora mai basta installare gli utility che servono per già poter utilizzare in maniera proficua la schedina. Quindi diciamo che è una cosa buona. Ecco, giusto vediamo se ci sono ancora i comandi. Ecco, ho installato il mio commander che era sempre bene, Midnight Commander. E qua si vede l'utilizzo della memoria, praticamente quasi il totale 223 megabyte utilizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che anche la memoria fa il suo dovere. Provo a dare H8 e ce l'è. H8. Z-Top è una versione più definita di oggi. Ma già. H-Top? Sì, così. Sono già chiamato in stadio. Sì. Ma non è stadio. Sono più che niente, H-Top. Prova. Coppia? Senza rete. Ah, senza rete. Sì. Eccola qua, questi sono i comandi che davo per l'estensione praticamente dei
di vari blocchi. Altra cosa da vedere qua è un programmino che consiglio di utilizzare su di Gnome Commander, che è praticamente l'interfaccia grafica per navigare nel file system. E qua vedete 11,5 giga liberi su 16. Cosa vuol dire sta roba qua? Che sistema operativo più i vari programmi LibreOffice eccetera mangiano, per cui cioè avere 8 GB sono un po' pochini, cioè, anche perché sta SD card qua che ho messo su praticamente cioè quelle varie le ho messe subito e cioè, quanto si può arrivare con le memorie? 16x2? Io ho visto, cioè la 16 sicura, 32 mai provata, però dovrebbe farcela, sì. Dovrebbe farcela, anzi ce la fa, mi sento dire 32, sì, Ubuntu sì, devi indirizzare senza problemi. Che c'erano i cosi, l'ARM, voglio provare in effetti, niente portato. Il 32 giga si indirizza senza problemi. Ma probabilmente il problema è sul lettore, probabilmente proprio sull'unità che legge, forse 64, ma di più non penso, se esistesse. Ecco, cioè, questo utility qua consente di far vedere tutti i file system, navigarci, eccetera, e se uno lavora qua dentro, praticamente non si accorge che sta lavorando con un PC di questo tipo rispetto a... rispetto un altro, anche perché cioè, la prontezza di reazione che c'è, francamente. Proviamo andare su Firefox. Sì, magari ci spoileriamo anche. Sì, sì, sì. La quantità massima delle SD supportate? Infatti si parlava prima. Massima. Si parlava prima. Io ho sollevato fino a SD, non ho mai provato i 32, dovrebbe farci anche quei 32, senza problemi. Eccolo qua, già connesso, via. Adesso veramente si può fare una prova di navigazione? Ma dipende non tanto dalla scheda, ma qua mostra la rete, so già come va. Comunque, certo, possiamo... Ecco, così vediamo un attimo questo il sito qua, che è... Allora, vi consiglio di andare in questo sito qua. E qui scaricarvi anche tutte quante le immagini che ci sono, che anche cioè, qua c'è di tutto praticamente. Allora qua praticamente dovete trovare quelle che sono le news, eccetera, eccetera. Risorse. MagPI, bella rivista, sono girate 33 numeri, gratuita, scaricabile, sì. E sono tutti quanti progetti, eccetera, e tutorial, bella, vale la pena studiarla e utilizzarla praticamente. Comunque c'è la differenza tra la versione prima e questa, così la P2. Sì. C'è la differenza che nella navigazione è così, cioè. Diciamo la navigazione non se ne accorge più di tanto perché allora, la rete è un 1100 tale quale prima. Cos'è che il caricamento? Chiaramente quando io ho già lancio del programma sì che è più veloce, ma dopo quando sto navigando, cioè il collo di bottiglia diventa router e rete praticamente. Sono una rete performante. Ah sì, sì, sono via ad esempio con la fibra, la via che 29, 30, la via che è missile. In download, qua ci sono delle buone informazioni, ad esempio, ecco, Linux, che vi dicevo prima. Uno sceglie i vari sistemi operativi che può installarsi, eccetera. Raspbian, che poi ormai lo vediamo, è il migliore perché è proprio quello fatto ad hoc. Ubuntu Mate, scaricato da qua. Snap Ubuntu Core, si scarica da qua. Mentre Ubuntu 14.04 per ARM è un'altra community completamente indipendente da dove lo si scarica. Però cioè, funziona bene anche qua. Ad esempio, scusa la domanda, se lì c'è Debian di Raspbian, uno può scaricarsi l'interfaccia grafica comunque funziona di Raspbian no risposta LXDE sì LXDE ah c'è la già l'interfaccia grafica sì LXDE c'è LXDE infatti c'è la nell'Ubuntu che ho perso magari poi la vediamo anche nell'altro Ubuntu
io ho installato l'XDE, che è la stessa interfaccia grafica, e l'XDE che utilizza Raspbian, ha fatto delle personalizzazioni, alcune immagini splash, eccetera, ma e l'XDE utilizza proprio per alleggerirlo, e giustamente è stata utilizzata quella lì. Molto supporto a 32C, non di tutte le mani, anche a 64. Comunque a 32 si può già usare. C'è qualcosa sul disco anche la 64, sì, però c'è solo la versione classe provata. Cercando in rete, perché guarda che molto pure mettere le drone anche più veloce. Vabbè, sì, sicuramente, sicuramente. Le drone sicuramente anche più veloce. Anche a me, secondo me. Ecco una roba che mi ha lasciato perplesso. Non ho mai trovato niente tipo Android per Raspberry, che ci sia una roba, che insomma il processore ARM su qui lì, oppure vabbè. Ecco, diciamo, consiglio per un utilizzo spinto della Raspberry, se uno vuole usarla per fare attività, tipo anche usare l'hardware eccetera, consiglio Raspbian praticamente. Se invece si può usare tipo PC, utility eccetera. Ma la Mate funziona anche solo la versione Mate? No. La Mate va solo sulla versione 2, solo su questa, ma anche Snap Ubuntu Core va solo su questa e anche l'Ubuntu 14.04. L'unica trasversale è Raspbian e dopo queste qua OpenLake, Osman, RISC-OS, Bisoma. Quindi qua vanno un po' generali di uso. Ecco qua si trova tanta roba. E dopo consiglio anche quest'altro sito. Quello della Adafruit, invece c'è Adafruit.com Raspberry, c'è già l'oggetto dedicato e qua veramente se uno vuole usare come hardware qua trova veramente da perdersi e tanti bei suggerimenti che utilizzo proprio anche proprio c'è suggerimenti per fare qualcosa su tutto, qua il caricamento dipende anche dal sito dall'altra parte, quindi non è che si possa fare più di tanto. Sto ancora caricando. Già detto, una volta quel modo 32 o cosa, tu qui da casa, questa è già la vegeta già inimmaginabile. Sì, sì, sì. Modo una volta. Indubbiamente. Fate una domanda, se poi un'antenna wifi, si può installare? Sì, sì, il dongle wifi, sì. Io ti cioè, consiglio quello, consiglio. Io ho provato quello lì, sono sicuro che funziona. Esatto, tipo link, quella versione specifica. Guardate, prima di prenderlo ho guardato bene il forum. Perché sarà il driver sul kernel degli altri dongle wifi? Bisogna installarsi il driver. Ho fatto una mini guida che metterò online su quello lì. Anche bisogna installarsi i driverini e farlo. Beh, abbastanza semplice. Ecco qua, se uno poi vuole sbizzarrirsi, c'è la parte learn. C'è anche qua, se c'è un problema, guardare prima il learn e c'è il forum. Cioè qualcuno si è già smazzato a risolvere il problema. Insomma, uno può farsi il robottino da casa così senza problemi con questa no? Ah sì sì, l'interfaccia è tutto cosa no? Tornando un attimo al discorso prima di pin analogici, sì. Siccome io non mi intendo tanto di elettronica, come funzionano queste shield che sopra? Allora funzionano, no? Allora ci sono due tipi che si possono utilizzare, allora quello che funziona in maniera parallela. Quindi vuol dire che io prendo i bit, mi seleziono, che ne so, supponiamo 8 digital output, supponiamo, no? E li metto in un convertitore parallelo digitale analogico. Cosa vuol dire? Che se io ho un segnale che va da 0 a 5 volte analogico, con gli 8 pin praticamente ho una risoluzione che va da, quindi ho da 0 a 255, ho 5 volte diviso 255 come risoluzione del segnale. Quindi 5 diviso 255 è il minimo, lo step minimo di segnale che riesco a ricostruire come dal punto di vista diciamo analogico. E parallelo è veloce, diciamo, però utilizzo tanti pin. L'altra soluzione è usare un'interfaccia
digitale analogico, SPI o I4C, è seriale praticamente. Cosa vuol dire? Che io dall'interfaccia I4C della Raspberry o la SPI della Raspberry, che è una seriale sincrona a tutti gli effetti, gli mando via, invece di prendere il segnale IP, gli scrivo un numero, 255. Per il convertitore digitale analogico vuol dire dammi un segnale in uscita di 5 volt. Se gli mando praticamente 127, lui mi dà un segnale di uscita di 2,5 volt. Questo che mi fa il convertitore. Quindi vuol dire, se io voglio prendere, ad esempio, generare un segnale che fa una rampa, supponiamo, no? Do un conteggio da 1 a 255 e fuori, se mi metto con un oscilloscopio, vedo un segnale che varia da 0 a 5 volte nel tempo, in base alla frequenza in cui do i segnali. Poi do... Ma che informazione puoi tradurre in analogico? Cioè... Potrei fare un generatore di forme d'onda, ad esempio. Io se voglio... Se voglio... Cioè programmi l'input digitale in modo che esatto. Crei l'onda e dopo... Se voglio generare, ad esempio, cosa potrei fare? Voglio alimentare con una forma d'onda sinusoidale, supponiamo, un oggetto che potrebbe essere un trasduttore in posizione, supponiamo. Ti do, ricostruisco la sinusoide e la mando fuori. Oppure voglio fare una PWM, segnale PWM. Potrei fare con i pin digitali, posso anche fare con i pin digitali analogici per comandare un motore passo passo, posso farlo anche lì. Oppure voglio simulare un encoder con trasduttore in posizione, devo avere dei segnali d'onda quadra sfasati di 90 gradi, lo posso fare anche quello lì. Oppure voglio fare il fading di una lampada, supponiamo, no? Do un segnale analogico che... Pulisci, esatto. Perché... varie cose. Potrebbe essere più interessante l'analogico a digitale, ad esempio, no? Ma devo fare il contrario. Devo avere l'oggetto che mi prende un segnale analogico 0,5 volte, potrebbe essere un sensore di umidità, temperatura, esatto, posizione, eccetera. Quello che fa? Ecco qua, prendo l'oggettino che ragiona nella stessa maniera, no? L'oggettino potrebbe dirmi, guarda, il segnale che leggo del tuo sensore te lo do su 8 bit, fammi quello che vuoi. Allora, se me lo dà su 8 bit paralleli, me li prendo 8 pin del mio GPIO, me li prendo e con un criterio ben preciso, sapendo come lui me li restituisce, cioè avrei gli 8 pin più un segnale che mi dirà dato pronto, me li prendo e poi nella Raspberry faccio quello che voglio. Per leggere gli 8 bit, esatto, ogni volta paralleli, esatto, 8, 10 o 16, esatto. Quindi vuol dire che se io leggo 8 bit a 1 vuol dire che ho 5 volte del sensore che è temperatura massima, cioè dipende come l'ho configurato. Oppure potrei dire mi dai il segnale e qua fa il contrario, mi prende il sensore, mi prende il dato letto, me lo metto sul pacchetto dati di segnale, dice alla Raspberry guarda che un pacchetto dati o V4C ad esempio. I 4C, non so se sapete come funziona, cioè rispetto alla seriale standard, un I4C, che è una seriale anche quella, io posso collegare fino a 127 dispositivi con indirizzi diversi nella mia linea. Quindi vuol dire, io sono in dispositivo 12, ti sto mandando un dato, gli altri stanno fermi, leggo il 12 e poi dico, boh, aspetto che qualcun altro mi dica qualcosa. Quindi vuol dire, potrei avere più sensori che mi dicono, ti do la temperatura della cucina, della camera, del bagno, del garage, mi riprendo con una sequenza che decido io praticamente, e dopo, una volta che ho il dato, lo plotto come voglio, praticamente. Dunque a me potremmo fare anche qua una serata pratica su questa cosa, come leggere i sensori, utilizzando una schedina in quadro C che mi fa proprio da trasduttore di questa cosa qua, da analogico a digitale. Scusa, con la schedina 4C tu riesci a dare tipo un basso, praticamente un filo? Ho due fili praticamente. Cioè no? Praticamente decide dare un solo connettore nel Raspberry, porti diciamo il basso fuori, esatto, su vari dispositivi e uno ti comunica, esatto, da chi sta inviando. Diciamo che per fare funzionare il 4C ho bisogno di quattro fili. VCC, cioè l'alimentazione, GND, la massa, e due segnali, che è il serial clock e il serial data. Cioè il serial clock mi dice ogni quanto mandarmi i dati, e il serial data mi manda dentro i dati. Cioè il serial clock mi dice, mi dà il timing di quando metto le singole informazioni. E se era data mi carica il dato praticamente e dopo me lo manda via e viene riconosciuta
dalla Raspberry, infatti nel Raspberry, caricando gli utility che si diceva prima, eccetera, lui fa motoprobe, mi pare rpi.i2c, carico questi utility qua nella Raspberry, motoprobe, quindi carico con il driver dell'hardware praticamente, e funziona su questi criteri qua. Poi è bello fare una serata dedicata, perché cioè, era la roba più interessante, cioè questo oggetto qua me lo prendo se sfrutto il GPIO più che per la schedina in sé, che può essere comunque divertente, perché insomma io qua il mio bel PC che fa il suo onesto dovere. Praticamente se c'è qualcosa qua, questo qua è quello che abbiamo portato anche a Linux Day, praticamente a Raspberry sul touch. Eccolo qua, ad esempio, sensore umidità e temperatura, qua funziona con quella logica lì. Questo qua uno trova di tutto di più e impara come farla, soprattutto, cioè ce ne sono centinaia. Quindi prima di inventarsi l'acqua calda, guardiamo come hanno fatto gli altri, e dopo magari ottimizziamo, cambiamo, via dicendo. Ecco, adesso se rimane un po' di tempo, se volete possiamo far vedere il Raspbian, l'altro sistema operativo, giusto per avere un confronto. Ecco, allora per spegnere e uscire, ecco, possiamo staccare, sì, normalmente non succede niente, però ecco, un po' di pietà, diciamo, no? Anche per un magari c'è, cioè, potrebbe succedere come gli hard disk, cioè magari sta facendo qualcosa, stacco al volo e potrei, cioè, corrompere dei settori dell'SD card, non rovino niente per carità, però mai si danneggia e devo restare a riscriverla, cioè perdo tempo, mi rompo le scatole alla fine. Allora c'è il solito sistema, la terminale, che è il famoso sudo, esatto, down, meno anca. Non si può usare il menu normale? Sì, grafico. Sì, però è un po' nerd, bisogna esserlo, insomma, dai, se no. Okay, si può usare il menu grafico tranquillamente, però. Ecco, altra cosa, già spinta praticamente. No, adesso è spinta adesso? Adesso, ecco, spinta. Quindi c'è. Perché abbastanza abbastanza rapida. Adesso che è spenta, allora anche se è spenta devo togliere eccetera eccetera, buona prassi staccare l'alimentazione e dopo rimuovo la SD. Adesso vediamo dove le ho messe. Questi giorni qua ho fatto la collezione. Ovviamente dovuto fare la collezione, ho preso SD da Oshan da 8 euro, per cui fino a che funzionano, voi che pazienza. Comunque se lo vedono scrivendo, giusto? Sì, beh, non hanno una... Quindi se avvi e basta, scrivi poco in realtà. Sì, adesso, onestamente, per essere sincero, non si è rotta neanche una, fino adesso. Neanche delle macchine fotografiche, per dire. Cioè qua c'è la Raspbian, ecco, se prendete le SD, ecco, ricordatevi di prenderle almeno una con l'adattatore, anche perché i PC eccetera non hanno lo slot micro mini SD, hanno tutto quello standard, almeno una con l'adattatore per poterla formatare ci vuole. Gran bella roba. I clip qua che la mette salva, perché era uno scassetto sul fianco, sì. Mentre l'altra continuava a scappare fuori, cioè mai la toccavi, saltava fuori. Questo qua, anche mentre andando, è successo più volte, la spostavo, la spostavi un attimo, anche molto sporgente l'altra era, sì. E si spostava, si faceva il casino. Accendiamo, sta già bootstrappando il Raspbian. Anche qua si può fare il confronto tra l'una e l'altra, mette a confronto le due, pronta, praticamente già pronta per il login.
Ecco qua c'è ancora quello, quello standard, username PI e password è Raspberry. E qua è andata qui. Ecco, Raspbian, a differenza degli Ubuntu Mate, eccetera, per far partire il server grafico StartX. O se no, poi comunque postarlo di là. Esatto, grafico. Esattamente. Ho configurato qualcosa non corretto io. Questo qua è ancora proprio verginello. Però anche guardate la, la velocità, e qua apriamo LibreOffice, ecco, LibreOffice che, ecco, ho visto una cosa, in Raspbian non c'è la stessa versione di LibreOffice che c'è in, in Mate, praticamente, più aggiornata quella in Mate, cioè anche qua la velocità, cioè, è buona in grafica, c'è il draw, cosa che ho scaricato dopo, ecco, internet, vabbè, qua c'è Epiphany, PI Store come repo, cioè non c'è il classico, c'è il Synaptic o, cioè questo qua è panno, vuol dire, cioè. Ma effettivamente lì software ne trovi il Gino? Sì, ce ne sono, sì, sì, ce ne sono per quello. Le varie distro adattate, no? Sì, questa qua è proprio, cioè proprio personalizzata. E mi sono dimenticato nell'altra di farvi vedere il tools di monitoraggio dell'album Remate, che è molto bella, perché mi fa vedere, ad esempio, il carico di lavoro di ogni processore. È interessante vedere. Uno vede anche qui se un programma è stato realmente fatto per un multicore oppure no. Invece qua la prontezza è eccezionale, qua sono programmi di simulazione matematica. Ma ti è mai capitato di compilare qualcosa su Raspberry lì? Sì, cosa? Il kernel, il kernel. Perché quando nella, non in questa ma nell'altra, quando abbiamo messo l'LCD praticamente nella Raspberry, non c'erano i driver nel kernel dell'LCD, quindi abbiamo scaricato il costruttore dell'LCD, seguito un tutorial trovato online, ricompilato e funziona praticamente. Quindi cioè, si fa, e visto che tutto sommato è anche veloce, comunque abbastanza, sì, sì, abbastanza, cioè non, è come usare una distro normale dal punto di vista pratico. Poi Raspbian va bene perché è Ubuntu-like, per cui uno si trova nell'ambiente che con istruzioni di Ubuntu, esatto, comunque compilare, esatto, quindi anche lì la pt-get, tutte queste storie, se trova gli tagli e quali, ed è una gran bella roba, francamente, ed è estremamente 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 reattiva, l'ho visto, cioè ecco, ha un tools wifi per configurare il wifi, che anche visto che l'hanno migliorato molto praticamente, e tuttavia, scusa, si può vedere il consumo della RAM, tanto sì, l'emulatore viene a terminare. No, qua è Ctrl Alt T qua non funziona, si può andare da qua. Ciao, ciao. 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 E quella qua si vede come è messa la. Sono un po' di meno, no? Dipende anche da quello dei servizi che sono caricati qua. Cioè io dall'altra parte ho caricato più roba in Mate. Però insomma c'è. Quanto usa? 58 mega. Sono usati 313 mega, le libri 635, ma qua non, francamente non ho neanche guardato cosa ho attribuito alla CPU grafica. Ecco qua una cosa che era interessante, che dicevo prima, qua c'è, anzi andiamo in modalità amministratore, sudo raspi-config, qua c'è l'utility grafica, per cui certe cose, ad esempio, no, expand file system, facendo questo il fuori comando dice espandilo alla massima che vuoi, eccetera eccetera, fa tutto lui, non devo fare niente, e sono i comandi, c'è cioè fdisk eccetera eccetera eccetera, mmdlk 0 delete eccetera, qua lo fa automaticamente, qua change user password, cioè alcune cosette, enable camera, è una cosa overclock, pare il mio, non usatelo.
sono avanzate, Vault Rusty Config, ecco, da quale uno può anche aggiornare. Cioè, Rusty Config è un programma che si installa tipo l'apt-get, voglio dire, per cui se nel repository c'è una versione aggiornata, qua viene aggiornato anche Rusty Config e questo utility. Cioè, aiuta a sistemare qualcosa. Questo sicuramente sì. Ad esempio, quello che viene normalmente più utilizzato è l'espressione del file system, impostazioni internazionali per tastiera e tutto quello che ne segue, opzioni avanzate, ma non uso poco francamente, non mi ricordo cosa c'è, giusto lo name, l'SSH, eccola qua, no, che cavolo, i quadro C, per abilitare i quadro C. Cioè, e cos'è? Ad esempio, se io fossi in Ubuntu, per dire, no, devo fare modo prob, RPI mi pare punto i quadro C eccetera e l'abilito qua, lo tengo abilitata e utilizzare questa istruzione qua, cioè già qua si vede che Raspbian è nato per agevolare l'utente a utilizzare GPIO, che è, cioè, la roba che la contraddistingue rispetto agli altri, e qua praticamente mi dice che ti carico o ti carico in automatico. Adesso ad esempio non è abilitato automaticamente il quadro C. Però se io un giorno decido di utilizzarlo, ok, ho delle funzioni che utilizzo un po' di C, lo abilito e risolvo il problema. E lo stesso vale anche per altre cose, a parte avere il nostro name, per l'SSH, cioè, si installa e fine, l'SPI, la seriale, l'altro con cui comunicare, praticamente, audio. Eccolo qua, è importante questo qua. Capita spesso, uno prende il cavo HDMI e l'audio non va, le cose sono due. O il cavo non è corretto perché non ha i fili per l'audio, proprio banalmente detto, oppure se è a posto per l'audio, ma non ho abilitato i driver qui. Perché mi complica la vita qua? Perché essendo una scheda, soprattutto le precedenti, con risorse non proprio limitate, se non li uso è disabilito. Cioè, questo qua farebbe in certo modo da BIOS, se guardate bene, no? Infatti, se avvi su PC, da BIOS abilito le periferiche, hardware, qua faccio più o meno la stessa cosa, da utility, emula in un certo senso certe funzionalità del BIOS di PC standard. Quindi è un utility che gli altri non hanno, che vuole fare la manina, cioè come si conclude per gli Ubuntu standard normale. Poi qua si vede che bene, che insomma l'oggetto è veloce, c'è anche qua da veramente soddisfazione utilizzarlo. Se vado in programmazione, dove c'è? Programma Python, dovrebbe essere Python 2, Python 3. Poi c'è Scratch, che è un linguaggio grafico. C'è Scratch, praticamente viene molto utilizzato per imparare la iOS, però soprattutto per i bambini praticamente, no? Infatti mi pare che ci sia, che sono i, come si chiamano qui, del coderdoio, no? Mi sembra, che usano Scratch, cioè è molto intuitivo perché dà una struttura proprio a blocchi logici tipo i Lego praticamente, no? E qua insegna proprio la logica della programmazione. E credo che Scratch sia stato sviluppato in Python, credo. Poi quanto due Python 3 sono già nativi, matematica e Wolfram vanno via assieme, mai utilizzati, però ho visto che può interfacciarsi con script MATLAB anche, quindi c'è da dire che c'è un tools buono. Dopo chiaramente dentro qua c'è già il GCC utilizzato, ecco, io nella versione precedente avevo installato l'IDE di Arduino con il GCC compiler dell'Atme e andava. Non era un missile, però andava, quindi qua mi aspetto che vada via proprio alla grande. Quindi se uno utilizza Raspberry e Arduino, può lavorare solo con questo senza avere l'appoggio del PC. Non è male. Poi scarico direttamente via USB con Arduino. Cioè, la cosa diventa interessante a fare questi giochi qua. Ecco qua ancora, cioè, non ho installato ancora niente, però... Cioè, si vede già bene, io utilizzo sempre questa e la consiglio, sarà una mania, però come interfaccina grafica per mostri del file system, estremamente veloce, rapida e da una mano. Vi domandate la frequenza di aggiornamento di queste distro?
Beh, il vedo abbastanza, il vedo da Raspbian che è abbastanza frequente, mi verrebbe quasi da dire che è una rolling come distribuzione, che vedo che l'ultimo aggiornamento l'ho fatto il 5 maggio, direi che è ben supportata. Dopo, periodicamente, vengono fuori le notifiche degli aggiornamenti, dopo uno fa uno su pt-get update, pt-get upgrade e lancia automaticamente l'aggiornamento. Ecco, attenti agli aggiornamenti. Soprattutto se nel kernel si sono messi dei driver specifici, io mi sono fregato con quello dell'LCD, ho fatto l'aggiornamento del kernel e ciao quello che c'era dentro, che ho fatto quanto un'altra volta. Per cui cioè, è da si valutare quando effettivamente serve avere il kernel aggiornato, che se ho l'hardware che funziona, tutto quanto va bene, lasciamo stare, voglio dire, se non ho problemi. Ecco, adesso bene, c'è tutta la struttura per provare, ma anche qua se devo fare manutenzioni, installazioni, eccetera, da terminale via SSH. Cioè, se si vuole vedere, ad esempio, che cioè, è come avere un terminale normale, voglio sapere che indirizzo ha, cioè IP config. Sì. Che brutta roba che ho fatto! Esatto, sì. Tagli windowsiani. Praticamente qua sta andando in DHCP, si è presa l'indirizzo 91 nella subnet 1. Oppure si possono usare, uno dice, beh sì, bello, hai lo schermo, ma se uso l'SSH non lo schermo, come faccio? Cioè, i comandi del net per interroga, fa lo sniffing, il comando net start praticamente, uno vede, cioè praticamente ora c'è collegato in rete e vede anche la Raspberry, per cui diventa abbastanza semplice individuale. Poi con l'SSH o da PuTTY, che gli metto l'indirizzo e faccio connetti, oppure se no configuri statica, esatto, sì uno mette l'indirizzo statico e risolve il problema una volta per tutte. Cioè, quello tra l'entrata dell'ottica, che se così adesso avendo una scheda veloce, un sistema operativo Ubuntu o tale, cioè è anche fatica pensare a tutti i sotterfugi che si facevano per ottimizzare, cioè uno lo tratta un PC normale, punto. Cioè, cos'è che farei io se dovessi usare questo? Parimenti faccio qua. Cioè, diventa anche così rapido da fare che cioè, è un pro un contro, diciamo. Il pro è che è più facile. Il contro, uno ci si distacca di più da quello che era, diciamo, l'avvicinamento all'hardware, che aiuta anche a capire bene determinate dinamiche. Uno, ripeto, dipende dall'uso che uno vuol farne. E poi, diciamo, insomma, altro non saprei cosa dire per l'excursus di stasera, che era appunto presentare l'oggetto. Poi se c'è interesse specifico, insomma abbiamo anche delle serate che sono open hardware, chiamiamole così, no? Invece di farle open e decidere al momento, potremmo fare qualche seratina e vedere come lavorare col GPIO, leggere dei sensori, fare delle configurazioni, fare delle reti fra Raspberry, fare un firewall con Raspberry, ma c'è anche, cioè, se qualcuno... Tipo, visto che facevano tipo un cluster con Raspberry, sì, cioè, con tre magari, mini cluster, cioè, anche se qualcuno di voi ha fatto qualche lavoro interessante che si potrebbe anche far vedere, cioè bene, cioè, mi mica detto che devono essere, diciamo, sempre noi soliti a far vedere, cioè non abbiamo bisogno di imparare da chi fa e usa le cose, per cui ben venga se qualcuno dice, ho fatto questa applicazione per, cioè, oppure io la uso così, ok? Cioè vediamo, cioè, si condividono in maniera open anche le conoscenze che ci sono su questi oggetti qua. Che ripeto, sto qua è veramente interessante da utilizzare. Temperatura normale, tutto tranquillo, cioè proprio. Sì, sì. Allora, sto pensando in azienda adesso, no, di fare un oggettino, ci lancio anche a voi l'interesse se c'è da chi vuole cimentarsi, che sono le famose bacheche elettroniche, ad esempio, no? Cioè che non è solo un terminale a remoto. C'è un programma open source, ovviamente, che funziona in web, che si chiama Xibo. E praticamente mi consente di indirizzare da un server di controllo i contenuti multimediali, i più client distinti che hanno un indirizzo IP specifico in rete.
cosa vuol dire? Cioè, a livello aziendale cos'è che lo utilizziamo, dovremmo utilizzarlo? Cioè, c'è il reparto produzione in cui potremmo mettere l'andamento della produzione, difettosità, eccetera, comunicazioni riguardo ai cambiamenti di commesse. In ufficio tecnico lo stato avanzamento lavori, il commerciale, il welcome a determinati clienti che vengono in visita, poi di questo tipo qua, il tutto che si può fare. Si comanda da console e uno comanda quello che vuole vedere nei singoli, nelle singole bacchette elettroniche. Oppure aggiornamento automatico a tempo. Oggi mi fa vedere questo, domani questo, dopodomani questo, prima il filmato, dopo la presentazione. E ci sono, funziona sotto Linux, i server, perché praticamente va in Apache, MySQL, Postgres, PHP, eccetera. Il client è leggerissimo, ha bisogno solo di grafica per il multimedia e va su Raspberry. Un'altra applicazione potrebbe essere, per esempio, quello didattico, interessante sviluppare. Anche Linux Day, vogliamo far vedere i programmi nelle varie sale, automaticamente uno fa tac, la sua bacheca e dalla sala di regia uno comanda qualcosa. Cioè, è tutto a basso costo, insomma, tutto se guardi bene, preparate questi... Esatto. Cioè, una bacheca elettronica, un vecchio televisore, un monitor, la prende e l'attacca dietro, un monitor che uno già ce l'ha, c'ha l'oggetto lì e fa il suo totem, chiamiamolo così, informativo. Non soffrono calore se vanno 24 ore su 24, 365 giorni all'anno? Francamente, io ho visto, no, ho qualche dubbio, devo essere sincero, no? Però le abbiamo noi lasciate accese due o tre giorni di fila, non ha dato segni di cedimento, mi ha stupefatta sta roba. Un paio accese due mesi, senza problemi. Cioè, non pensavo. Dì la verità, per qualche uso... Una cosa è notata, qualche l'ho usata, no? È stata proprio lì dimostrazione di presentazione. Arrivano i fotografi, no? Non so se l'avete letta. E tutti che fotografano la Raspberry si piantava. Praticamente ci sono accorti, che è allucinante sta roba, Praticamente i flash emettono in luce una certa lunghezza d'onda, cioè luce, energia, attraversa il case che è in resina del chip e va a cancellare certe locazioni di memoria, eccetera, e pianta la scheda. Normalmente non succede perché se è chiuso non succede niente, no? Il flash, questa qua è una roba che uno scopre e pensa tutte, no? In realtà poi cade di problemi banali. Ecco, devo essere io a livello industriale avrei qualche perplessità a usarla, devo essere sincero. Perché, ok, fino a che uno la usa come, che ne so, firewall, una volta con silicio non si faceva le prime celle fotovoltaiche, è stato a tagliare il transistor, e ti dico, io bastava fare la luce, ai germani ho accorto se faceva, si deve parlare con 40 anni fa. I chip fisici? Sì, appunto, evidentemente, raggruppare tutto su un chip così. E poi penso, se quando faccio un oggetto, lo chiudo, vado a pensare, come fa, come flash, a fare la foto, però succede farlo diventare contro. Ecco, perché a livello industriale ho qualche perplessità? Io penso no, ok, da VPN eccetera, ambiente domestico, bello pulito, se mi metto un duplice avere motori, cosa vuol dire? Armoniche in linea, disturbi di radiofrequenza, a livello di compatibilità elettromagnetica, a livello industriale, immunità, non ho mai fatto prove, ho seri dubbi che le passi, voglio dire. Componente non si mi annorme mille. Diciamo, la componentistica... Layout complessivo, no? Mentre se dovessi vedere una BeagleBone Black, ad esempio, quella industriale già la vedo più appetibile come utilizzo. Quando non l'ho mai utilizzata, magari poi va, per carità. Però se dovessi attaccarci, mettere attaccata in una linea disturbata o qualcosa, non serve da fare. Sono ipotesi che faccio io vedendo com'è costruita, ma poi vengo smentito dai fatti. No, perché metteva c'era l'acqua o cosa. Sarebbe componenti da volte, proprio per isolare. Dovrebbe proprio metterla, che so, schermata in un contenitore, un plastico ma metallico. Zero H2, no? Chiude, che la dite che fa l'impermeabilizzazione delle schede, sì. Che ha impermeabilizzante, esatto, se la metti in acqua. Sì. Ok, dici si protegge, diciamo, contro le sporcizia, un ambiente sporco. Però contro i disturbi, abbiamo due tipi di disturbi. Condotti che arrivano attraverso i cavi, dalla rete, dall'alimentazione o dalle comunità elettriche, praticamente, no? Ad esempio, se io prendo e voglio fare una PWM
cioè, su un motorino e magari ha un motore che disturba o altri segnali disturbati, questa roba qua è attaccata al basso del micro, un po' casino della Madonna, vorrebbe dettarmi tutto. Oppure sono quelli irradiati che arrivano anche, gli potrebbero farmi anche qua accoppiamenti in giro e... Ma a livello di temperatura, cioè, se va su troppo, c'è qualche sensore che blocca? Sì, beh, va in, blocco, va in blocco, va in blocco, il CPU si blocca proprio, da, viene misurata dentro la temperatura, quindi si blocca e dovrebbe quindi proteggerla. Ecco, l'overclock contribuisce a far andare su, sì, e lo è, diciamo che più va su la temperatura, più si riduce il tempo di vita. Dopo qua, ad esempio, punti critici non ne vedo, perché vedo anche i condensatori che ci sono, ad esempio non vedo condensatori elettrolitici, neanche piccoli di nessun tipo, sono condensatori ceramici, forse d'argaglio, per cui troverò un tempo di vita un po' più lungo, quindi è anche stata fatta per poter lavorare, perché penso se, ad esempio, se sta qua fa la VPN, ad esempio, e penso quella che usa l'IBM, quindi VPN, sta qua accesa 24 ore al giorno, cioè deve andare. Cioè, se non è montato con l'evento vero, no, 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 è libera. Non è che non scalda, infatti, per esempio, il VPN non è che richiede chissà che prestazioni o cose, però solo vuol dire che archivisticamente deve andare, cioè senza tanti problemi. Cosa succede alterare la temperatura del CPU su cosa? No, no, sì. Non so se c'è qualche utility che la fa, che la fa vedere. Perché alcuni senso scalzo. Che solito da prova. Beh, se devo fare. Come si chiama? Sensors. Ingegneria mio, cioè, sono sicuro. Tuo sensor senza le S? Lerino. È facile che ci sia qualche comando per passarlo a sapere. Sì, facile che abbia messo, sicuramente. Ma magari su quella di prima, che già tutte quante che si è armata mega. Abbiamo un sacco di cose. È una quella sulla confusione dell'hardware. Magari i mate che c'era con l'utility dell'hardware, magari c'era i mate, magari c'era. Ma penso che ci sia, perché nei telefonini, quando uno va e guarda la... Con 37 gradi e cose. Cioè, le CPU le stesse, quindi mi manca da qualche parte, è scritta quell'informazione lì. Se no, non che c'è il kit, non ho detto qualcosa di alluminio. No, non penso che sia un sensore. No, 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 ma sopra la fregare l'immagine. Cosa andrà di questa cosa? Colate, no? No, si metteva la pasta e silicone. Ci va una pasta, sempre conduttiva e silicone. Cioè, se metti il dissipatore, così com'è, non serve niente. Sarebbe pochissimo. Ci vuole la parte conduttiva. Ne sai qualcosa, suppongo, no? Diciamo, la pasta conduttiva che non è che serve per livellare quindi che è la granulosità della superficie della parte metallica e quella del case in resina del chip praticamente, quindi annulla questa rugosità e fa sì che ci sia un buon coefficiente di trasferimento di temperatura al massimo. Chiaramente non è la resistenza termica zero, faccio riuscire dove si fa un circuito termico equivalente per mettere una certa resistenza che vi fa cadere della temperatura lì, per cui c'è chiaramente, però non lo si fa, anzi ci vuole sempre quella pasta lì. È questa è termoconduttiva. Ma se quelli dell'IBM l'hanno montato senza niente. Sì, ma vuol dire che... Bianca adesso fa anche trasparente. Sono stati fatti per l'overclock. Più gente di sono l'overclock, non ha senso metterla, francamente. Anche perché non ci si muove l'ambiente caldo. Non serve niente, perché quando raggiungo l'equilibrio termico posso avere un radiatore grande così, e se il radiatore è a 80 gradi... Non vedere la cella di Peltier. Oppure esatto, la cella di Peltier che devo alimentare. Esatto, che qui è. Però ti mette sui satelliti e vai. Esatto, c'è la che costa più. Sì, ovvio. Torniamo al discorso che... Sai che i frigoriferi economici costa niente. Anche qui stanno su internet delle ciglietti per gli equilibri che ci sono a 5-6 euro, vuol dire. Quindi se uno vuole fare, overclockare in maniera estrema, lo faccia, è un nudo. Sì, sì. Succede quasi tutto. Manca spio. Cioè, dato è comunque l'avevo cercato e non l'ho trovato, ma sicuramente c'è. Perché sono quelli, saranno sicuramente dei MTBF, cioè dovessi cercarlo, guarderei quello del micro e quello alla fine. Poi il resto dipende come uno monta. Secondo me è bello. Sì, sì, anche per me. Bene.
No, è fatta bene, è montata bene anche. Hai fatto le prove, faccio le prove. Interessante vedere fino a dove arriva, controllo che invece anche sparare di disturbi in giro, fare, cioè non dico, cioè noi sarge per carità, ma deve cominciare, se sono limitazioni di potenza anche, ma qua bisogna fare un attimo uno spostamento in frequenza sulle condotte, se non farei mica male. Il switch della volta, vediamo, il switch della volta che è armoniche. Sì. Ma la Marcati CE si preoccupa elettromagnetica, non per la direttiva bassa tensione, perché si lavora a tensioni 5 volte la massima, voglio dire lì. Gli hanno Marcati CE per gli MC. Risponde già alle specifiche. Però non ho guardato, francamente, è incuriosito, no? Poi sono usato l'ambiente domestico, quello industriale, giusta osservazione. Però è tipo l'oggettino è questo, cioè, spero di aver trasmesso qualche informazione. Ma sono solo all'inizio. Esatto, solo all'inizio. Questo che è il vissuto, no, della serata. Esatto, all'inizio. 35 euro RS. Perché la prima stessa serata. Adesso un taglio di RAM, secondo me. Vabbè, avrà una continua evoluzione. Chiaramente, l'ipotesi è l'evoluzione che seguirà sarà quella delle hardware che c'è nel mobile. Scusate, la maggiore frequenza di solo 1 GB di RAM, in più probabilmente. Scusate, vedere quel sito prima dove c'è già tutte le applicazioni, vedevi che già era già tutto, tu dire, ho visto le applicazioni di un livello un po' avanzato, no, non proprio da... No, ho visto telecamera, quindi che questo stessa l'occhio un po' anche agli industriali. Ma stupito di ieri. Voglio dire, per cui mi è proprio un giocattolo. Ma se prendete la rivista The Mag GI, e vedete gli articoli che ci sono dentro, ci sono delle applicazioni fatte, sono le cazzatine, voglio dire. La macchina è un giocattolo. Ma sarà il livello prof totale, però sono mezza via. Esatto, può essere usata in videogiocatore, ma anche in livello professionale. Nel sito della Raspberry Pi si è visto che in alcune scuole inglesi le aule informatiche sono fatte con tutti questi PC. In effetti hanno software open source, non pagano licenze. Vogliamo mettere, che ne so, 100 PC per informatizzare il 35%, quanto sono? 3.500 euro? Mettiamoci anche, poi ci vuole la tastiera, il mouse, ci vuole un alimentatore, ci vuole i video, eccetera. Ma i video c'è qualcuno che dona, video usati, eccetera. Cioè, uno vuol dire con 10.000 euro, se fa un anno informatico... Un quinto di un PC, questo. Cioè, non occorre neanche... E lì fatto, che funziona la cosa. Infatti la BBC per il canale del software libero ne ha regalato 1 milione di picco PC che si scrive sempre un prototipo tipo così più o meno, però un po' più piccolo che è sempre dedicato per le scuole, per imparare informatica, 1 milione di pezzi a tutte le scuole superiori. Ecco, cioè, i numeri sono interessanti, vuol dire, poi si parla di 1 milione di pezzi fatti in giro, quindi i processi produttivi che li utilizzano, eccetera, cioè vuol dire che sono stabilizzati, cioè quello che va fuori è ripetitivo, eccetera, affidabile. Certo, io faccio 100 pezzi in cui se magari i primi 20 vanno bene, i secondi 30 meno, le linee vanno via a manetta, quindi c'è affidabilità nell'oggetto. Anche riguardo problemi di malfunzionamento in giro nei forum, li ho visti, francamente. Quindi gente che si lamenta, presa, non va, una mazza, roba di questo tipo qua. Sai che problemi c'erano sul shutdown? Si stacchi corrente, sì. Purtroppo lì i problemi che ho avuto anch'io è che il capo si corrompe l'SD, che si è sostituibile. È proprio una cosa che contesto a morte qua, perché non hanno messo un interruttore piccolo, no? Caldo, per spegnere senza staccare lì. Cioè, questo.
fa le frette di tutto, le frette, sì, sì, cioè, è delimitatore. Sì, sì. Devo farlo, vedo, se fosse no, lì. Ma, il problema sarebbe che lei, che dava come tutte quante cose, più che non che non si avanti. Esatto. Sì, queste qua diverse, vedi che il interruttore scadente, sì, sì, dopo mille volte che uno ha fatto, spacca tutto. Sì, sì. Dice, guarda che schifo, invece l'interruttore non va niente. Meglio senza. Meglio senza. Si abbassa l'MPDF della scheda. Esatto. Questa qua è una, per me è buona, adesso vale la pena fare veramente dei ragionamenti di utilizzo questa qua, anche perché i costi, tra l'altro, beh, se uno volesse utilizzare, tipo, ho visto che ci sono su internet la, la B normale, cioè 20 euro la vendono. Sì, visto, sì. E 20 beh, euro, sai, cioè. Sai, penso perché, sai, ti sì, sì, fondi il magazzino, ve lo passare. Dire, cioè, per carità, sarà meno prestante, quello che vuoi, però 20 euro. Ma già mai giocato? Questa qua 35. Puoi sacrificarla, come si suol dire, guarda 20 euro. Sono sicuro cinese. No, questa qua è stata presa RS. Eh? RS. Sì, sì. RS Components è uno dei distributori elettronici anche a livello industriale. Tra l'altro è il distributore ufficiale, tra l'altro. È un sito? Sì, sì, un sito. Ma cosa di meno rispetto a dire? No, no, c'è, cioè, 35 più IVA. C'è solo questo che la vende, in certo 35 più IVA. Esatto, 35 più IVA, correttamente. Se attraverso di te costa 60 euro, tutto compreso, alimentatore, con tutto. Più serio, e ti dà anche la cosa. Sì. E ti dà anche il download tutto quanto su internet, tutto via. Sì, sì. Oppure c'è anche, anche Amazon, anche però Amazon, cioè, sono stati ben bastardi per me, che li vendevano a 50 euro. 45 pare. Li ha calati, perché infatti ho visto gli insulti che arrivavano in giro. Cioè, dice, cioè, RS, che è notoriamente cara, li vende a 35 più IVA, cioè, quindi perché devo andare da Amazon a spendere 50 più spese di trasporto? Poi su per il canale Prime non ha le spese di trasporto, qua era decisamente più cara, insomma. Questi prezzi sembra che si sia stabilizzato, è 35 più IVA, sembra quello suo standard, sì, praticamente si trova normalmente IVA in giro 43-45 euro, insomma, che questo oggettino qua non sono proprio buttati via, voglio dire, che diventa veramente, veramente usabile. Un potenziale. In tutti gli effetti. La scatoletta della compri, la scatoletta la mettici attorno, una schedina, la tieni così? No, no, cioè la, sto facendo un po' il criminale stasera usarla così, Che se, cioè che se vedo, cioè, in azienda qualcuno che usa le schede così, arriva il cazziatone, voglio dire, no? Che stai facendo una prova magari sul banco? No, no, non esiste, se uno maneggia queste schede qua deve avere il bracciale antistatico, tappetino, cosa messo a terra, cioè se no, cioè, si rovinano, voglio dire. Cioè, deve essere usata così la scheda, sto sbagliando, adesso utilizzata così, in realtà ben protetta, fatta bene, non succede niente, però se succede la butti via, voglio dire. Quindi conviene prendere il case quantomeno per avere l'appoggio. E purtroppo il case che gli ha quello della precedente non va bene su questa, perché hanno girato i connettori e sono stati girati. Non costa, ecco, quello lì si vale la pena di prendere la cineseria di turno, cioè 5 euro se stanno il case e fine. Prendetelo trasparente, qui almeno vedi i LED, sì, ci si accendono. Quello nero ho visto che è più bello, cioè proprio bellino, carino, trasparente, più da cassetta, sa, però uno vede. Ma deve vedere l'estetica. Uno quindi vede anche, sì, esatto. Ma se il flash. Esatto. se va a fumare qualcosa, lo vede subito. Esatto. Bene. Bravo. Ecco, se avete domande, scrivete email in lista e vi rispondo senza problemi. Suggerimenti per i prossimi incontri, provare GPIO cosa, fatelo, così magari organizziamo una serata open hardware dedicata. Installare ARC, qualcuno vuole farlo, io mi... A proposito di GPIO, io seguo lì un sito di autocostruzione del settore audio. Allora, ultimamente hanno preso Raspberry, hanno fatto una scheda, delle schede audio, tipo una si chiama Hi-Fi Berry, che va montata proprio sopra e si può riprodurre musica a componimento superiore a quella del CD, e fanno questi lettori intermediari con la Raspberry, hanno fatto anche una distribuzione che si chiama Volumio. Ah, Volumio, Volumio, se a chi è interessato, abbiamo una serata con l'ideatore di Volumio. Ah, sì? Sì, prevista per settembre, che viene proprio...